Il cervello, un organo straordinario che ci permette di vedere, sentire. Può farci fermare o viaggiare velocissimi. Ci fa fremere o tremare. Ci fa ricordare e dimenticare. Il cervello, un organo ancora misterioso. C'è però un medico in grado di comprenderlo, il neurologo, specializzato nel curare le malattie del cervello. Conosci il neurologo, proteggi il tuo cervello. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questo webinar organizzato dal Gruppo per la Storia della Neurologia della SIN, Società Italiana di Neurologia, e realizzato in occasione della Settimana Mondiale del Cervello, il cui tema quest'anno è il cervello al tempo del Covid. In particolare, questo webinar tratterà della storia dell'encefalite letargica e della sua conseguenza più frequente e temibile, il parkinsonismo post-encefalitico. Bene, ok. Più di 100 anni fa, a partire dall'inverno del 1916 e fino al 1927, una misteriosa malattia del cervello si diffuse come una pandemia in tutto il mondo, probabilmente come conseguenza di un'infezione virale, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone. Questa malattia era caratterizzata nella sua fase acuta da manifestazioni cliniche estremamente diverse, ma con una frequentissima compromissione della vigilanza e una sonnolenza marcata, da cui il nome di encefalite letargica. Alla fase acuta, in quasi un terzo dei casi, poteva seguire una fase cronica caratterizzata per lo più dalla comparsa di una marcata sindrome parkinsoniana. Le manifestazioni cliniche estremamente eterogenee di tale malattia vennero studiate e ordinate dal punto di vista nosografico dal barone Constantin von Economo, che per primo descrisse questa nuova sindrome, cui diede il nome di encefalite letargica, nella primavera del 1917 a Vienna. Lo studio dell'encefalite letargica ha contribuito in maniera determinante a chiarire le basi anatomiche e neurofisiologiche del sonno, del parkinsonismo e di alcuni disturbi comportamentali conseguenti ad una compromissione delle strutture sottocorticali e dei gangli della base. Essa rappresenta quindi un paradigma di malattia il cui studio ha portato a notevoli avanzamenti nella conoscenza della morfologia e del funzionamento del nostro cervello. Ma per quale motivo, a distanza di più di 100 anni, parlare ancora di encefalite letargica? E perché farlo nell'ambito di una serie di eventi dedicati alle conseguenze neurologiche dell'infezione da nuovo coronavirus? Recentemente sono stati pubblicati alcuni editoriali che hanno suggerito come l'encefalite letargica e il parkinsonismo post-encefalitico possano costituire un paradigma interpretativo per comprendere meglio la complessa relazione tra virus del Covid-19 e lo sviluppo di sintomi espressione di un interessamento cerebrale. Questo soprattutto sulla base di sporadiche e rare segnalazioni di soggetti in età giovanile senza familiarità per malattia di Parkinson che avrebbero sviluppato una sintomatologia parkinsoniana in corso o immediatamente dopo la malattia Covid-19. Tutto questo ha portato a formulare una serie di ipotesi relative alla modalità con cui l'infezione da nuovo coronavirus potrebbe causare un danno cerebrale con conseguenze neurologiche, tra cui il parkinsonismo, al termine della fase acuta di malattia. La causa e i precisi meccanismi fisiopatologici dell'encefalite letargica restano tuttora non del tutto chiariti, e ciò nonostante il suo studio potrebbe aiutarci a chiarire meglio la genesi dei sintomi cerebrali in corso di Covid-19. Questo webinar si propone quindi di raccontare la storia dell'encefalite letargica per far luce sul nostro presente, grazie all'intervento di alcuni tra i massimi esperti di storia della neurologia, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, che hanno contribuito in maniera rilevante allo studio di questa entità sindromica. E prima di iniziare vorrei ringraziare il collega dottor Lorenzo Lorusso per il grande contributo nella pianificazione e realizzazione di questo webinar, tutti i membri del gruppo per lo studio della neurologia della SIN per i preziosi suggerimenti forniti e la segreteria SIN per il fondamentale supporto logistico e organizzativo alla realizzazione dell'evento. A questo punto darei la parola al dottor Lorenzo Lorusso che introdurrà il nostro primo relatore, il professor Giorgio Zanchin, e poi successivamente gli altri relatori. A te Lorenzo, grazie. Grazie Francesco, prima di tutto ringraziamo te anche per aver organizzato questo webinar.
credo che ce ne saranno anche degli altri, ovviamente considerando anche il periodo pandemico. E come diceva giustamente Francesco, abbiamo tre relatori molto esperti, sia a livello nazionale, soprattutto internazionale, e iniziamo con un collega, ma amico, il professor Giorgio Zanchin, che è noto a tutti per quanto riguarda gli studi di storia della neurologia. È stato un pioniere nell'ambito sia della nostra società, è stato presidente della Società Internazionale di Storia della Medicina diverse volte anche, quindi a conferma della sua competenza ed esperienza. È stato anche direttore della clinica neurologica a Padova, e quindi darei diciamo la parola a Giorgio, che ci presenterà un argomento secondo me più attuale, nonostante storicamente molto lontano rispetto alle altre due relazioni che sentiremo più tardi, e precisamente dalle origini del contrasto alle epidemie, le misure sanitarie della Repubblica di Venezia. Prego, Giorgio. Solo grazie Lorenzo, grazie Francesco. Bene, allora inizio io questo webinar, tanto ringraziando gli organizzatori e complimentandomi. È sempre un piacere quando si passa un testimone dopo lungo tempo e vedere che chi viene dopo di noi porta tutta la freschezza, la vivacità e l'interesse dell'età oltre che della competenza. Quindi grazie agli oratori che mi hanno preceduto e che hanno organizzato questo webinar. Uno può anche chiedersi come mai un argomento del genere trovi lo spazio su un webinar che giustamente è dedicato a situazioni sì storiche, ma immediatamente correlabili a quanto stiamo vivendo. Beh, io mi auguro che alla fine di questa presentazione ci accorgeremo come anche questa storia, certamente non recente, presenti dei notevoli fenomeni di analogia, e comunque come ci documenti il ruolo di una parte della nostra Italia, la Repubblica di Venezia, il ruolo pionieristico nell'elaborare delle misure di contenimento delle epidemie. Proprio agli inizi, come si trovavano nel 1348, come noi ci trovavamo un anno fa, di fronte a una malattia sconosciuta, di cui non si sapeva nulla e che attraverso tanti errori però in qualche modo siamo riusciti a combattere, e con i loro mezzi, con la loro storia, anche i nostri antenati vi riuscirono. E questa presentazione sarà un po' supportata da alcuni documenti originali, alcuni anche di mia proprietà, che credo daranno una nota di originalità alla comunicazione. Però facciamo prima un'introduzione di tipo generale. Credo sia abbastanza noto che la Repubblica di Venezia, un po' nella tradizione della civiltà romana, di cui è l'erede più diretta, sappiamo che era l'unico parte dell'Italia che non fu mai occupata da una potenza né nazionale né straniera, curò molto quelli che erano gli aspetti sanitari, secondo questo motto appunto che sottolinea il Leone Marciano. E la riprova proprio materiale, concreta, per tutti noi che siamo così amanti dei libri, sono questi corposi volumi che, raccolti alla fine del Settecento da un archivista, Giovanni Antonio Boncio, sono stati recentemente editi da uno studioso di storia veneziana, Vanzan Marchini. Vedete dalla mole stessa, naturalmente una mole che non riguarda soltanto aspetti strettamente sanitari, ma anche e soprattutto di igiene pubblica, quale sia stata la cura della Repubblica nel legiferare in un ambito per noi di interesse. Prima però di andare all'interno delle tradizioni veneziane, vediamo di ricapitolare, cose che magari tutti sappiamo un po', ma di precisarle meglio, quelle che erano la conoscenze o meno le credenze per quanto riguardava questo terribile sconosciuto morbo, e cioè la peste. E oggigiorno sappiamo che l'agente eziologico della peste, noto da poco più di un secolo, è stato denominato Yersinia pestis in onore del suo scopritore Alexandre Yersin, che lo isolò nel 1894 durante un'epidemia scoppiata a Hong Kong. Nella stessa città e nel medesimo anno, peraltro, il giapponese Shibazuro Kitasato, conducendo ricerche indipendenti, giunse anche egli l'identificazione del germe. Il vettore della malattia risultò essere una pulce del ratto, la Xenopsilla cheopis. La diffusione della malattia ha una maggiore probabilità di assumere un carattere epidemico ove si è infestato
il ratto comune, quello in alto a sinistra, il ratto nero, Rattus rattus, che presenta abitudini domestiche, invece che il ratto delle chiaviche o ratto grigio, Rattus norvegicus, responsabile quest'ultimo piuttosto di isolati focolai di infezione. Esiste poi una via di trasmissione ancora più temibile, rappresentata dalla via aerea che dà luogo a una forma potenzialmente letale di peste, la forma polmonare, che è appunto quasi sempre letale. E risulta quindi evidente come la malattia potesse trovare condizioni opportune di diffusione nelle precarie condizioni igieniche e la sua trasmissione essere facilitata dagli scambi commerciali che favorivano i contatti con i paesi del Mediterraneo orientale che costituivano i serbatoi del morbo. A 8 secoli di distanza dall'ondata che colpì l'impero giustiniano e che si prolungò con ondate successive fino quasi nell'età carolingia per poi scomparire, la peste infierì nuovamente sull'Europa verso la metà del 300, provenendo dall'Asia. Come è noto, il primo centro europeo a diffondere l'epidemia fu Caffa, in Crimea. Nel 1347 l'esercito tartaro che assediava la città fu colpito dalla peste. Secondo le cronache del tempo, costretti a levare le tende, gli assedianti catapultarono i cadaveri degli appestati all'interno delle mura, contagiando in tal modo gli abitanti con una sorta di guerra biologica ante litteram. L'ulteriore estendersi dell'infezione si attuò principalmente per via marittima, su navi mercantili che da Caffa salparono con destinazione Genova e Venezia. Notoriamente il dibattito sull'origine della peste che si aprì allora continuò per secoli, contrapponendo l'ipotesi miasmatica a quella contagionista. All'interno di due paradigmi interpretativi, nell'assenza di ogni concezione microbica, i contemporanei invocarono fattori causali diversi, tra cui quelli tellurici, come si evince dalla scritta tuttora leggibile nell'atrio d'ingresso della Scuola Grande della Carità di Venezia, attualmente le gallerie dell'Accademia, e risalente agli anni immediatamente successivi alla pandemia del 1348. Vi leggo questo testo interessantissimo in Veneto del 300, cercando magari di renderlo un po' più comprensibile in alcune parole. E che cosa ci dice, riassumendo? Cerca ora de Bespero fu gran terremoto in Venezia, fin qua penso che tutti comprendiamo. E fossi gran spavento, e non stete la terra de tremar cerca di 40 di. E può, diredo questo, comenzò una gran mortalitade, e alcuni spudava sangue per la bocca, e alcuni veniva glanduse sotto di scai, che sarebbero le ascelle, e le lenzene, che sarebbero gli inguini. E alcuni veniva lo mal del carbon, quindi le petecchie emorragiche, per la carne. E questa frase è molto interessante. E pareva che questi mali si piasse l'un dall'altro, cioè li sani dagli infermi, il concetto appunto di contagio. E a frattempo dalla grande epidemia che si prolungò nelle varie regioni d'Europa e nel bacino mediterraneo per alcuni anni, a partire dal 1347-48, la peste costituì una minaccia periodica che dei focolai endemici dell'Oriente incombeva sull'Europa. Ed è noto che la Repubblica di Venezia, strenua sostenitrice dell'ipotesi contagionista, assunse il ruolo di antesignana nelle misure di isolamento e disinfezione mirate a prevenire il contagio. Questa teoria, la contagionista, sosteneva che la causa della peste era il cosiddetto miasma contagioso, che corrompeva gli umori e si trasmetteva da una persona all'altra, anche aderendo a stoffe o ad altri oggetti, passando su chiunque li toccasse. Di conseguenza, vennero adottate misure collettive di isolamento, quali la quarantena, i cordoni sanitari, i lazzaretti, e di protezione individuale. Vediamo qui il famosissimo medico della peste, che oggi è divenuta anche una maschera del carnevale veneziano, ma il cui abito era in funzione appunto di questo paradigma concettuale. Vediamo che indossava delle scarpe con i tacchi alti per allontanarlo da possibile contagio con il terreno, indossava una casacca catramata più o meno impermeabile e guanti analoghi, aveva un cappello a larga tela che proteggeva il capo, il quale era ulteriormente il viso coperto da una maschera a becco, diciamo antesignana delle nostre mascherine attuali. In quel becco però
erano riposti delle spugne imbevute di essenze che erano in grado, per analogia, contrapposizione, di allontanare il miasma contagioso. Parleremo un po' meglio di questo concetto nel prosieguo. E come vedete teneva nella mano una bacchetta con cui poteva scostare gli abiti degli appestati senza venire a contatto diretto. Nel 1423 il Senato deliberò di destinare agli appestati l'isola dove aveva sede il monastero di Santa Maria di Nazareth. Dal nome Nazareth ebbe origine il termine Lazzaretto, che assunse universalmente il significato di luogo di isolamento per persone affette da malattie contagiose. Questo Lazzaretto, la prima struttura destinata ai malati di peste, vedete dall'alto, dalla struttura ben conservata, e vedete anche il cortile interno, questo splendido portale cinquecentesco, fortunosamente, è il caso di dire, non ci addentriamo nei dettagli, giunto sino a noi, questo Lazzaretto assunse poi il nome di Lazzaretto Vecchio, per distinguerlo dal Lazzaretto Nuovo, che state vedendo ora, che venne istituito nella laguna nel 1468 e nel quale venivano isolate le persone sospette che dovevano scontare la quarantena, a significare i 40 giorni di contumacia necessari a stabilire la libertà dal contagio. Già il termine quarantena, voi vedete che implica la priorità veneta in questo tipo di provvedimento sanitario, perché la parola italiana è quarantina. In Veneto quarantena vuol dire quarantina, appunto. E quindi tuttora noi usiamo un nome veneto per definire questa condizione di temporaneo isolamento. I paesi di provenienza di viaggiatori o navi venivano classificati come infetti, nei quali la peste imperversa, sospetti, confinanti con i paesi infetti, sospesi, confinanti con i sospetti, e liberi dal sospetto di mal contagioso. Stavo dicendo allora, in quest'ultimo caso, cioè quando veniva dichiarata libera la località, la formula abituale, la località veniva dichiarata sana per grazie di Dio e libera di ogni sospetto di mal contagioso, e l'autorità sanitaria locale rilasciava questo documento, la fede di sanità, di cui vedete un esempio appunto che recita la formula suddetta. Questo era un lascia passare di garanzia. Altrimenti, solo quando il periodo di quarantena era trascorso, veniva consentita la libera pratica, che cioè la libera circolazione. Ancora oggi si possono vedere all'interno del Lazzaretto Nuovo graffiti lasciati durante il lungo isolamento dei contumaci che devono trapassare intere settimane nell'ozio, e quindi sono molto divertenti anche questi graffiti dell'epoca, riflettono anche alcune idee politiche del tempo e sono tuttora ben conservati. Ho riprodotto qui un bando, facendo parte modestamente della mia collezione, in cui si decreta la durata della contumacia per le provenienze dalla Bosnia, allora in parte dominio veneto, dove era scoppiata la peste. Questi bandi venivano diffusi, questo è molto interessante, non solo all'interno dei territori della Repubblica, ma inviati anche ai governi delle potenze straniere, in un quadro di pionieristica sorveglianza internazionale. La Repubblica Serenissima era specialmente preoccupata dall'arrivo di persone e cose provenienti dall'Impero Ottomano, con il quale Venezia manteneva rapporti commerciali di assoluta importanza. E a scopo preventivo vennero costruiti lazzaretti non solo nella laguna, ma anche nei possedimenti di Dalmazia e nel Levante Veneto, da dove originavano le ricorrenti ondate epidemiche. Voi vedete le aree del Mediterraneo che nel tempo furono parte dei domini veneti. Ricordiamo che questi possedimenti confinavano in gran parte con l'Impero Ottomano, che veniva considerato, a ragione, una sede di focolai endemici della peste. E questo ci spiega l'importanza dei provvedimenti della Serenissima e l'assoluto rigore con cui si tutelavano i territori, appunto, del dominio. Le misure di prevenzione prevedevano la disinfezione degli oggetti. I trattamenti potevano variare a seconda del tipo di mercanzia, ma dal punto di vista generale si distinguevano due categorie di merci, le suscettibili e le non suscettibili. Con il nome di suscettibili venivano denominati i beni considerati in grado di trattenere e trasmettere il miasma contagioso, mentre i non suscettibili non avevano questa pericolosa caratteristica.
L'elenco dei suscettibili comprendeva tessuti, pelli, cordami e in genere quanto offrivano superficie pelosa, una scelta empirica ma saggia, perché oggi sappiamo che in questo tipo di oggetti si può annidare l'ospite intermedio del contagio, la pulce del ratto, infettata dal bacino della peste. Viceversa, tra i non suscettibili erano elencati, come riportato in un documento veneziano del XVI secolo, ma vedremo anche in un altro manoscritto, merci quali legno, vini, oli, carni fresche e conservate, citazione questa, formaggi, metalli preziosi, monete. Tale distinzione, certamente utile in epoca pre-pasteriana, in cui era assente ogni nozione microbica, assumeva una notevole importanza economica, poiché nel caso una merce venisse classificata come suscettibile, si dovevano applicare procedure che gravavano con costi rilevanti, sia diretti che indiretti, per la necessità di svuotare le stive con prolungati tempi di attesa. Vediamo qui un'immagine del teson grando, che in Veneto significa grande porticato, del teson grande, l'ampio porticato dove aveva luogo la disinfezione, il cosiddetto spurgo, attraverso lo sborro, vale a dire lo sciorinare le merci all'aria e al sole, o mediante l'esposizione al calore, l'immersione, dipende dal tipo di merce, l'immersione in acqua salata, con spruzzate di aceto, o ancora con la profumazione, cioè con la fumigazione, con legni odorosi, che mirava a neutralizzare il miasma contagioso, sostituendolo con il fumo di legni aromatici. Abbiamo accennato prima a questo convincimento. E veniamo ora a esaminare i documenti a cui mi riferivo all'inizio. Il primo documento è un manoscritto inedito, di cui sono fortunato possessore, come vedete vergato nel 1812. È una sorta di piccolo zibaldone di un personaggio non secondario nella sanità veneziana, il protomedico del magistrato di Sanità Marittima di Venezia, Ignazio Lotti, e si intitola De Multis Rebus De Quibusdam Allis, 1812. È molto interessante perché? Molto interessante perché tra le varie cose che sono contenute al suo interno c'è una relazione in cui si dibatte, vexata questio, siamo nel 1812, quindi la Repubblica è caduta 15 anni prima, e siamo alle soglie della caduta anche del dominio napoleonico, del Regno d'Italia, eppure ancora si dibatte se un dato genere sia o non sia suscettibile, tanto per sottolineare l'importanza delle decisioni a riguardo. E la merce di cui si tratta, scusate se ho la traduzione paradossalmente in inglese di una presentazione internazionale, è il tabacco. E il quesito che viene posto, insomma, questo tabacco è o non è genere suscettibile? In altre parole, deve o no essere, diciamo, sanificato, non parliamo di disinfettato, perché sarebbe un termine anacronistico. E la premessa è che non sappiamo nulla di questa malattia tuttora, e quindi dobbiamo, e questo è molto importante, affidarci all'esperienza. Questo è un riferimento proprio all'empirismo tipico del modo di ragionare della Venezia di allora, che era fatta sì di nobili, ma era fatta di nobili che erano mercanti, che avevano molto a cuore gli aspetti pratici e concreti dell'esistenza. Quindi questo è il quesito. È un genere suscettibile o meno? E se non lo è in grado addirittura di rendere non suscettibili gli involucri in cui era chiuso? Adesso non ve la faccio troppo lunga, ma quello che è interessante è, appunto, sottolinea che abbiamo nel tempo potuto determinare che alcuni generi non sono suscettibili, altri lo sono, questo ci consente di ovviare a tutte le procedure eventuali di disinfezione, ma la conclusione è che che l'esperienza è la cosa più importante, e noi possiamo dire che il tabacco non è un genere suscettibile e anche può essere con la sua fermentazione un elemento di sanificazione, diciamo, degli involucri. Pur tuttavia, trattandosi di una cosa così importante, qui non è riportato, noi consigliamo comunque agli involucri in qualche modo di processarli, diciamo. Ecco. E qui c'è un riferimento interessante che francamente non conoscevo, e cioè che nei lazzaretti c'era l'usanza di utilizzare una foglia di tabacco
per proteggere il medico, diciamo, dal contagio quando tastava il polso dell'appestato. E veniva usato il tabacco come inalazione anche perché si pensava che avesse un'azione purificatrice. Questo è il primo documento, che è un documento inedito, che mi pare che abbia dei risvolti interessanti. Il secondo documento invece è un documento iconografico, e qui ho anche io il privilegio di possedere queste iconografie. Sono delle preziose monete di cui parleremo tra poco, monete commemorative che celebrano i fasti e i nefasti della Serenissima. Facciamo una breve storia perché è molto interessante anche per vedere quanto antiche fossero le tradizioni veneziane. Possiamo dire che fino dal 1521, sotto il dogado di Antonio Grimani, il doge di Venezia iniziò a distribuire ogni anno a dicembre una moneta d'argento appositamente coniata agli appartenenti del Maggior Consiglio. Questa tradizione, che perdurò ininterrotta sino al tramonto della Repubblica, sostituiva il dono annuale simbolico che già dal XIII secolo il Serenissimo Principe offriva ai patrizi del Maggior Consiglio in riconoscimento dell'emanazione dal loro consesso dell'autorità dogale. Quindi era un dono che aveva un altissimo valore simbolico. L'omaggio consisteva in 5 uccelli, come si dice in Ventosei, le anatre selvatiche, o anatre selvatiche di valle, dalle zampe rosse di particolare pregio, quello che noi oggi chiamiamo il germano reale, e in Veneto si chiama Masolin. Dal termine Veneto, eccolo qua, lo vedete, un bellissimo esemplare, dal termine Veneto oseo, per uccello, deriva il nome di osella dato a queste monete. Pur dotate di corso legale, le oselle ebbero spesso il ruolo di medaglia commemorativa, riportando gli eventi di maggior rilevanza della Serenissima. Ci siamo chiesti se nella serie di queste monete esistessero riferimenti alla peste. E veniamo ora a esaminare questi documenti numismatici, diciamo. In effetti, il nostro interesse per l'impatto della peste sulla società veneziana ci ha consentito di individuare, con un'accurata disamina delle 275 oselle coniate dal 1521 al 1796, alcune emissioni con esplicito riferimento alla pestilenza. Una delle epidemie più gravi, ancora oggi ricordata a Venezia dalla pietà cittadina con la popolare festa del Redentore, scoppiò nel 1575. Il primo conio di nostro interesse risale proprio al 1576, l'anno dopo, nel settimo anno del dogado di Elvise Mocenigo, quando la città è duramente provata dall'infuriare della pestilenza. Si stima che in quella prima ondata del 500 circa il 25% dei veneziani rimase vittima della pestilenza. Da un punto di vista medico, non essendo nota né l'etio patogenesi né tantomeno una terapia efficace, il provvedimento principale che veniva attuato in caso di epidemia era, come abbiamo visto, erano le misure di isolamento. Queste procedure, sorte dall'osservazione, vediamo la posizione di due lazzaretti, il nuovo a nord della laguna, in rosso con entrambi, no? Quello a nord è il lazzaretto nuovo, quello a sud, quello verso il basso, è il lazzaretto vecchio. Queste procedure, sorte dall'osservazione che la malattia si estendeva in modo allarmante a persone sane che avevano un qualche contatto con gli appestati, erano state stabilite per prime dalla Serenissima e dallo Stato di Ragusa, significativamente entrambe repubbliche marinare, fin dalla fine del Trecento. Chiaramente la loro attuazione comportava, come abbiamo accennato, rilevanti conseguenze sugli aspetti sociali, tra cui appunto quelli economici. In questo contesto, facciamo pure questo cenno che ci può ricollegare a qualche aspetto con la modernità. A questo proposito va ricordato il consulto richiesto dal governo veneziano a due figure di spicco dell'ambiente accademico padovano dell'epoca, Girolamo Mercuriale, che vediamo qui un ritratto, e Girolamo Capodivacca, sulla malattia che, infuriando da alcuni mesi nella dominante, rendeva necessaria l'introduzione di misure restrittive per circoscriverne la propagazione. Posta dai due professori, dopo aver accuratamente visitato alcuni pazienti, la diagnosi conclusiva escludeva la peste e orientava invece per febbri epidemiche da denutrizione. L'espandersi del morbo e l'aumento della mortalità sconfesseranno l'autorevole erroneo parere, probabilmente influenzato dal desiderio del governo di minimizzare l'entità dell'epidemia,
e saranno causa dell'allontanamento inglorioso, il cronista ci dice turpis discessus, dei due luminari. In questo contesto, superato da poco il picco di mortalità dell'estate 1576, e non essendovi elementi indicanti una risoluzione rapida della pestilenza, il Senato della Serenissima decide di votare una chiesa al Redentore per ottenerne l'intercessione. L'isola della Giudecca viene scelta come luogo in cui lavare il nuovo edificio sacro. L'incarico della costruzione verrà affidato ad Andrea Palladio. L'evento è di tale risonanza che il doge incarica al vice Mocenigo e decide di commemorarlo nella osella celebrativa di quell'anno. Nell'osella leggiamo, attorno sulla destra, vedete, tutto attorno, Redemptori Votum, offerta votiva al Redentore. La chiesa votiva del Redentore sarà poi realizzata dal Palladio. La seconda emissione, riferendosi alla peste, è del 1576, questo è l'edificio che molti non riconoscono spesso, dell'appunto la chiesa del Redentore nell'isola della Giudecca. La seconda emissione, riferendosi alla peste, è del 1577, l'unica moneta coniata durante il breve dogado di Sebastiano Venier, il trionfatore di Lepanto. In Venezia la pestilenza viene ufficialmente debellata nel luglio del 1577 e Venier celebra nella sua osella la liberazione della città dalla peste. Il rovescio presenta una singolare veduta a volo d'uccello di Venezia e della sua flotta, sovrastata da lì in basso, vedete sulla destra, sovrastata dall'immagine benedicente del Redentore, il tutto attorniato dalla scritta Magna Dei Misericordia Super Nos, grande la misericordia di Dio sopra di noi. La raffigurazione dell'imponente flotta nel bacino di San Marco potrebbe riferirsi alla vittoria di Lepanto di 6 anni prima, dovuta in massima parte al contingente veneziano capitanato dal Venier. La nostra ricerca ci conduce alla terza emissione, datata 1630, anch'essa l'unica osella coniata durante il breve dogado di Niccolò Contarini. A distanza di poco più di mezzo secolo, dalla peste degli anni 70 del 500, a Venezia scoppia ancora una gravissima epidemia. Anche per questa nuova epidemia sono disponibili dati di mortalità redatti dai provveditori alla sanità. Persero la vita a causa della morte nera nella sola Venezia il 30% della popolazione. Nell'autunno del 1630 Doge annuncia che verrà eretta una chiesa consacrata alla Madonna, che verrà chiamata Santa Maria della Salute. Inoltre, come tributo di fedeltà e riconoscenza, tutto il popolo, con la testa dei suoi rappresentanti, dovrà recarsi negli anni a seguire a rendere omaggio alla Vergine per ricordare il giorno della cessazione della peste. La posa della prima pietra del sacro edificio edificato da Longhena avviene a distanza di pochi mesi. In corrispondenza della punta del sale, come abbiamo visto, allo sbocco del Canal Grande in bacino di San Marco. Contarini dispone di commemorare il solenne tributo dedicato alla Madonna, raffigurando nella sua osella del 1630 se stesso genuflesso e con il capo coperto dalla sola rensa, cuffietta, vedete sulla sinistra, mentre il corno dogale è poggiato a terra in segno di ossequio, di fronte alla facciata di una chiesa, sopra la quale troneggia la Madonna con il bambino. Attorno si legge «In tribulazione dilatasti mi, nella sofferenza mi hai concesso sollievo». La quarta osella è dell'anno successivo, il primo del dogado di Francesco Erizzo, ed è particolarmente interessante per il suo simbolismo sanitario. A rovescio, vedete sulla destra di chi guarda in basso, è rappresentata una pianta di mirra, stillante gocce della profumata essenza, i cui effluvi vengono sparsi dai venti, tradizionalmente raffigurati come putti dalle gote rigonfie e spiranti brezza. Sopra le fronde veglia la Vergine con in braccio il bimbo. Sul contorno si legge «Dedi suavitatem odoris, emanai soavi effluvi». Con tutta evidenza, in questa raffigurazione si celebra la fine dell'epidemia di peste attribuita all'intercessione della Madonna e simboleggiata dalla mirra, resina odorosa utilizzata da tempo immemorabile per la preservazione dei corpi e come essenza profumata con riconosciute virtù salutari. Nella circostanza in grado di sanare col suo penetrante benefico aroma il miasma contagioso. Si evidenzia dunque in questo simbolismo un duplice significato, religioso e medico.
L'ultimo conio di interesse per la nostra ricerca coincide con l'ultimo dogado della Repubblica e viene impresso nel 1793, doge Ludovico Manin. Al dritto, nella porzione centrale della Rosella, si staglia l'immagine della Madonna, sulla destra, sorretta da nubi poggianti sul mare, con il capo cinto di stelle, sullo sfondo, alla sua destra, un veliero, alla sua sinistra, una chiesa. Circonda parzialmente l'iconografia e lo scritto «Nec nuper defeci», neppure recentemente vi abbandonai. E qui commemorato il felice contenimento dell'epidemia scoppiata a bordo di una nave ottomana, tempestivamente posta in quarantena nella laguna. Come riconoscibile dalla chiesetta, tuttora esistente, si tratta dell'isola di Poveglia che, in parallelo col declinare della minaccia della peste, sostituisce nel corso del Settecento come luogo deputato alla contumacia gli antichi lazzaretti. E qui arriviamo al terzo documento che proviene dall'archivio di Stato e che si collega al conio che abbiamo appena terminato. Una ricerca nell'archivio di Stato di Venezia ci ha permesso di accedere a documenti originali con riferimento appunto a questo episodio della tartana appestata. Descrizione storica del contagio sviluppatasi in una tartanella idriota, Idria era un'isola a porto del Peloponneso, esistente nel canale, allora sotto dominio ottomano, esistente nel canale di Poveglia nel giugno 1793. La nave incriminata, la tartanella San Nicolò, era giunta a Venezia nel giugno 1793, proveniente da Napoli di Romania, con un carico di formaggio salato. Come prassi per provenienza da Levante, doveva espletare l'abituale periodo di quarantena nel canale di Poveglia. La notizia del cesso di uno dei componenti dell'equipaggio, avvenuta a distanza di 24 ore dai primi sintomi, cefalea, vertigine, petecchie nere, buboni, manifestati dalla vittima e dalla contemporanea comparsa di una sintomatologia sospetta in altri due marinai, venne prontamente segnalata dal guardiano di sanità della nave al magistrato competente e le autorità sanitarie attuarono immediate misure preventive. Tra queste il repentino completo isolamento di Poveglia, l'isola che era stata adibita alla fine del Settecento a lazzaretto, pattugliata sia da un cordone di 9 vascelli che da una guarnigione stanziata direttamente sull'isola, la costruzione di nuovi edifici e l'adattamento dei preesistenti alle nuove esigenze, la cura attenta nel separare i malati certi da quelli sospetti e dai sani, il tutto chiaramente sotto un controllo strettissimo di navi armate che circondano l'isola per prevenire qualsiasi tentativo di fuga. Questo è il documento che tuttora noi possiamo consultare nell'archivio di Stato di Venezia, estremamente a mio avviso interessante. L'efficienza delle misure attuate consentì di spegnere il focolaio in tipo, limitando i decessi fra i contumaci. 20 dei 30 membri dell'equipaggio sopravvissero e impedendo la comparsa di una nuova epidemia. La gratitudine dei sudditi ottomani è testimoniata dalla lettera indirizzata ai magistrati della sanità di Venezia, che brevemente riassumo. Aggressi dal più orribile morbo che affligger possa l'uman genere, il capitano e i marinieri sarebbero restati infelicemente vittime di una morte crudele se la divina provvidenza non avesse fatto che il contagio si sviluppasse in questo veneto porto, dove questo pietoso governo fu prestato a questi sventurati ogni possibile soccorso. A questi sfortunati è solamente concesso di esprimere qui vivi sentimenti di gratitudine che sentir devono per questa immortale Repubblica. Liberi da ogni pericolo, mantenuti a pubbliche spese, salvo il loro bastimento, recuperate le loro sostanze, ritornar possono a rivedere la patria loro. Ed ivi col veneto nome in bocca, dovunque saranno portati dalle loro navigazioni, li celebreranno come quello dei più generosi fra gli uomini. Prima di partire, sia loro permesso di spargere nei riflessi lacrime miste di riconoscenza e di baciar quella terra che in sé contiene gli autori della loro inaspettata e miracolosa redenzione. Grazie, capitano ed equipaggio. Questo documento, accanto alla dimostrazione dell'efficienza delle misure di prevenzione attuate dalla Repubblica nel corso della sua storia, siamo nel 1793, il tramonto avverrà solo 4 anni dopo, è un precoce esempio di quella visione, di aperta visione internazionale
che di fronte all'epidemia soccorre e protegge anche i sudditi di una potenza, l'impero ottomano, periodicamente nemica. Spero che questa relazione ci offra qualche riflessione anche sul presente. Grazie, desidero ringraziare i colleghi che mi hanno aiutato, Federico Mainardi, Filippo Dainese e Ferdinando Margioni, in questa relazione, e ringrazio tutti voi per il paziente ascolto. Grazie Giorgio, sei stato splendido come al solito, sia per le informazioni sia per le bellissime immagini, ci ha fatto capire l'organizzazione politico-amministrativa appunto veneziana, sia sul territorio ma anche a livello marittimo, ecco, questo è molto importante, e dà diciamo un'idea della organizzazione, ripeto, dei magistrati di sanità in sinergia con la politica e così via. La discussione avremo alla fine, in modo tale da dare anche la possibilità a chi ci ascolta e ci vede di inviarci le domande. Passiamo subito alla seconda relazione, che è registrata perché è di un collega che vive a Sydney, di Paul Foley, che è Scientific Editor del Medical Journal of Australia, ma è un esperto in encefalite letargica, ha pubblicato articoli e anche un libro sull'argomento, pubblicato nel 2018 per conto della Oxford University Press, e il suo titolo è Encephalitis Letargica, Origins and Lessons. Prego inviare a Paul, grazie. Good evening from Australia to Italy. It's a great honor to be invited to speak to you about Encephalitis Lethargica, the mind and brain virus. And I thank Francesco for the invitation, and I thank my old friend and colleague Lorenzo for recommending me. I've been fascinated by Encephalitis Lethargica for many years, and I share that fascination with those who observed it directly during the very brief period in which it was a pandemic disease. It was an unprecedented disease. It combined an amazing and strange array of symptoms and phenomena, which couldn't help but provoke wonder in the lay population, and also caused a great deal of discussion in medical circles. It had a great impact not only on neurology and neuropathology, but also on areas like psychiatry and epidemiology. It was new, it was unusual, it was puzzling. And it was very frightening, and nobody could escape its fascination. This evening, I just want to talk to you briefly about the origins of the disease, its major features, and discuss briefly lessons that it may still hold for us today when confronting new pandemics, not least of course, the COVID-19 pandemic. Most of you will be aware that the official history of Encephalitis Lethargica commenced at Christmas time, 1916, New Year, 1917. Constantine von Economo was a neurologist, a Viennese neurologist, who was also a pilot with the Austrian Air Force, and had just returned on leave from a reconnaissance mission and returned to the psychiatric clinic to work in Vienna. Amongst the thousands of patients in the clinic, he recognized seven who shared what he called a disorder which corresponded to none of our standard diagnoses, but which nevertheless exhibited a certain similarity in evolution and symptomatology that compelled its recognition as a single disorder. He said it involved a form of sleeping sickness of generally unhasty course, the first symptoms of which were headache and nausea. Then a state of somnolence began, often combined with agitated delirium, from which the patient could easily be woken. They could answer questions fairly appropriately and were aware of their situation. They could obey commands and were even able to stand and walk around. Left to themselves, however, they fell back into slumber. This delirious somnolence could lead to death either rapidly or over the course of some weeks, or it could rise and fall, ranging between simple sleepiness and full coma. The patients ranged between a 17-year-old girl and a 38-year-old male teacher. And it is amazing that of all the patients in the clinic, Economo were able to put them together, especially as five of the patients were already in the recovery stage.
two of the patients died while he was observing them, and he was able to dissect their brains and identified a polyoencephalitis in the brainstem, which he regarded as a characteristic feature. Over the next few months, he examined several more patients and confirmed his findings with regard to both symptomatology and neuropathology in each of those. He initially described his findings in a presentation to the Medical Society in Vienna, and then published a very brief paper in which he only used the term encephalitis lethargica once, and that was in the title. The rest of the paper was restricted to describing the symptoms and the course of the disorder, and even more remarkable than the fact he was able to discern this disease in seven fairly random patients, his description lost none of its accuracy or precision as knowledge was gathered over the next decade or so. He then collected more information, published a supplement to one of the major journals in Vienna towards the end of 1918, which included his hand-drawn drawings of the neuropathology, ranging from pyramidal cells in the cerebral cortex to the substantia nigra. So very nicely drawn, very accurately drawn, and covering all areas of the brain. He wasn't drawing complete conclusions right at the start. He wasn't saying it was just a brainstem disorder, although he saw most of the changes in this area. It was in fact remarkable that he chose to depict the substantia nigra in particular as the function of the substantia nigra at this point in history was completely unknown. But he did notice that it was particularly affected by this disease, and therefore he gave it its own diagram in the monograph, which he devoted to this disorder, his first monograph devoted to this disorder. Now the question arises, did this disease originate in Vienna? And that seems of course very unlikely. He was very good at recognizing it, but it was probably present elsewhere, even though it wasn't recognized as a particular disease until later in retrospect. So we have descriptions from Romania, from Poland, from Northern Germany, which describe similar phenomena dating back as far as 1915. But most of all, in 1915, 1916, similar cases were probably present in the Western Front of World War I in France. René Cruchet, Bordeaux neurologist, at that time working in Verdun, actually described such a case in early 1917 in a paper of his own. But he also combined with a whole host of different neurological oddities and therefore didn't crystallize encephalitis lethargica as a separate disease in the way that Economo did, despite what Cruchet would claim over the next generation. In retrospect, we also have the testimony of Felix Stern, a Jewish neurologist in Germany, who assessed soldiers who were claiming pensions for diseases contracted during World War I and were therefore entitled to pensions. And he assessed several patients who had long-term or chronic encephalitis lethargica, which I'll come to, who definitely showed the first symptoms during service on the Western Front in World War I. So we don't know where it originated, but it was certainly present in Vienna. It was certainly present in France, late 1916, early 1917, and seems to have spread from there. Whether it came from somewhere else will probably remain a mystery in the absence of any further documentation. But wherever it originated, it eventually spread to all of Europe and eventually to most of the Western world, particularly in the Northern Hemisphere. This map here has two dates for each country. One shows the first date in which a possible case was reported, even if it was only identified as encephalitis lethargica in retrospect. The second date indicates when the peak number of cases was reported in a particular country. And the interesting thing about the peak dates is it shows that the disease seems to have spread from Western and Central Europe out towards the periphery over time. So that in most cases, the peak year was in 1920, but in Scandinavia, for example, it took another year to reach its peak levels. In Greece and in the Balkans, 1923, 1924. Over in the Ukraine and Belarus, it tended to be towards the middle of the 1920s.
And in the Soviet Union, it was in 1926 or even later. And I have looked at some reports from as late as 1978, which seem to suggest that a very encephalitis lethargica-like disease persisted there at least until the 1970s and could be distinguished from things like tick-borne encephalitis, for example. On the other side, peaks weren't reached in the United Kingdom and the Republic of Ireland until 1924 and Iceland 1925. So you seem to have this spread from the middle of Europe. And this is very important when we come to our next question, which is always raised and sometimes answered very confidently and wrongly confidently, and that is what caused encephalitis lethargica. The epidemiology of the disease has nothing about it to suggest it was caused by influenza. And very few people at the time thought it was caused by influenza. In fact, Economo said influenza and polio were not present in Vienna, for example, at the time of his descriptions. It was only related to influenza in retrospect, once people began to appreciate the two roughly similar outbreaks, despite the fact encephalitis lethargica was described at an earlier period than influenza. And there was no coordination of the two epidemics in most countries. One exception was that there was a large outbreak of influenza in Italy in 1920, which preceded the subsequent encephalitis lethargica outbreak. But that was an exception. Most experts said there was no connection. If anything, people tried to connect it with a streptococcal infection, mainly because some people, including Economo, was able to isolate a streptococcus from the brains of some dead patients. But this was before people realized that streptococci, amongst other bacteria, are a part of the normal flora of the human body. Every bacteria in those days was considered an invader. We now know that the streptococcus isolated was probably harmless. The key suspect during the 1920s was in fact herpes. And at this time, herpes itself was only emerging as a separate virus. It was partly considered as a disorder per se of unknown origin, which could be associated with various diseases. But Constantine Levoditi, a Romanian bacteriologist who worked in France, and Robert Dürr from Basel in Switzerland, who also worked in Berlin for a time, believed that herpes might have caused encephalitis lethargica. But gradually during the 1920s, it became clear that a lot more people were exposed to the herpes simplex virus than had previously been thought, and that the relationship was very tenuous at the very best, especially as the first encephalitis lethargica patient of Levoditi, from whom he isolated his encephalitis virus, actually had a very bad case of facial herpes. The poliovirus, or a variant of the poliovirus, was suggested from time to time because of the neuropathology in particular, but people objected that there was never a coincidence between a normal polio outbreak and an encephalitis lethargica surge, and therefore that was fairly well dismissed. Although there were earlier cases of a polio-like disease in Germany and Scandinavia in the early part of the 20th century, which in retrospect were more like encephalitis lethargica than they were like polio. So I still hold this for a possibility, but until we have samples to confirm this, this will be not possible. Arboviruses, such as those that cause tick-borne encephalitis, were being discovered from the middle 1920s onwards, but they don't seem to have had any relationship with encephalitis lethargica altogether, and the diseases they cause are completely different. So we are left with the possibility that the EL virus was a purely EL virus, that it was specific for the disease, and that for whatever reasons, it has since become harmless or has disappeared altogether. And that we are unlikely to isolate it in future. This remains a matter of speculation, of course, but that's where we were, given what we have from the time, that's what we were left with. Remembering at the time, it is very hard to talk about viruses because the distinction between bacteria and viruses as we know them was not made at that point in time. A virus was just a very small bacterium in terms of what they were thinking about in the 1920s. Now, the incidence is another characteristic which is often a source of confusion because of inaccurate reporting. League of Nations had a health
body at the time, which was the precursor of the World Health Organization, and they collected epidemiological data, but it was limited by the fact that encephalitis lethargica, for example, was not a reportable disease in all countries. Based on their data, you couldn't actually estimate that there were more than 200,000 cases, clinical cases of encephalitis lethargica throughout the world, and even allowing for the fact that there were some countries that weren't included or some countries weren't included during the peak of the encephalitis lethargica outbreak, you couldn't come to a number greater than 500,000 cases. But I've given this number an asterisk because these were clinical cases. Today, when we talk about COVID-19 cases, we mean people who are positive for the virus. But obviously there was no EL virus testing at the time. So the only people who were counted in the statistics were people who were sick enough to go and see a doctor and to have that doctor recognize them as having encephalitis lethargica. And the second problem was that in 1917, as late as 1945 even, the threshold for visiting a doctor with the disease was much higher than it is today. People didn't see their general practitioners when they felt a little unwell, you had to be very sick. So the 500,000 cases we have here is definitely an underestimate for that reason, in that it only counted people who were sick enough to need serious medical help. There would have been more people who were affected, there would have been more people who were infected, which as we now know also applies to polio. Only one in 100 people with a polio infection presents with symptoms, and this makes it very difficult to estimate numbers exactly. The epidemiology, it's hard to talk about except in two forms. One was when encephalitis lethargica, the acute pandemic, was at its peak, and that was 1917 to 1921, when it was a late winter spring disease in most cases. After 1921, when cases were recognized, they could occur at any time during the year. Once again, before 1921, most patients were aged 15 to 35 years. After 1921, going up to 1930, when the last acute cases were recognized in Europe, most patients were younger, 5 to 20 years of age. And this is similar for many viral diseases. They start off as an adult disease, but then move towards a younger age group, becoming a childhood disease. Slightly more patients were boys and men than were girls and women, around about 60%. There were no racial differences. And during the 1920s, of course, this was often studied in epidemiology. There were major examples, for example, in Russia, the Jewish population was not affected more than the non-Jewish Slavic population. In South Africa, black people were not affected more than white people. Both were affected equally. There were no differences by occupation, despite the fact that some people thought there might be an association with working outside the house or working inside the house. There were no associations with particular jobs which might be hazardous, such as metalworking. Evidence of contagion was very limited. In fewer than one in 20 cases was there evidence that a person with acute encephalitis lethargica had ever been in contact with another person with encephalitis lethargica. And this goes back to what I talked about, the silent infections. There were probably a lot of people who carried the virus and were infectious, who didn't develop the disease or developed symptoms, of course, which were not as not serious enough to constitute a clinical case. It varied from country to country in terms of the pattern of presentation. Here in New York, you had the very nice annual presentation during the winter time. In countries like Sweden, and this was more typical for Europe, it went along very briefly, had a peak in a particular year. Sweden being in Scandinavia, that peak year was 1921, but the pattern was then very rough. In England, it was different in that they had the normal European pattern with their peak year in 1920, 1921 here, out towards the edge. And they were going through the same process of a low peak in 1924 when it shot up during the spring and summer. So that was the largest outbreak ever of encephalitis lethargica in any country in one year. And it was completely different to every other previous outbreak. And there's no explanation for that. It focused on particular cities which hadn't been affected before, such as Sheffield and Bristol,
rather than London, but even cities which had been affected had significant number of cases. And the other interesting point here is that it never dropped back to zero the way it did in previous years, but stayed elevated well into the 1930s. And it's only towards 1939 that they dropped back to zero cases altogether. Now, there were two major forms of acute encephalitis lethargica. One was what became known as classic encephalitis lethargica, the one you always read about in summary papers, which involved lethargy or somnolence, which looked a bit like sleep, but wasn't really sleep. It does seem, in fact, from the closer descriptions by people like Felix Stern, whom I've mentioned before, that it was more a state of being extremely languid. These people were often aware of what was going on around them. They could remember conversations that had gone on around them, but they simply couldn't raise the will to get themselves out of bed and to participate in life. Their body could be played with in certain ways which resembled catatonia, but didn't have the same rigidity, which is typical of catatonia. It was different. It was more a sense of persistence than a rigidity in muscles at this stage, not to be confused with chronic encephalitis lethargica, where rigidity was a big problem. The other major feature were cranial parieses, mostly oculomotor parieses, so ptosis, dropping of the eyelids, and problems with visual accommodation. The third feature, which was often noted in Anglo-Saxon countries, was fever, but even there it was a very low-grade fever, nothing major, and many European writers said there was no fever at all. Certainly, symptoms which were described as flu-like were hardly ever present. There was never a cough, there was never a runny nose, and a sore throat was considered a very unusual symptom. Despite what you often read in more recent review articles, there were no flu-like symptoms preceding classic encephalitis lethargica. Now in 1920, a new form became predominant, and this confused people greatly because this was hyperkinetic encephalitis lethargica. Instead of sleeping, these people couldn't go to sleep, they had insomnia. Instead of being restful, they had all sorts of motor problems, and indeed motor problems which at that time were considered to be incompatible with one another. Myoclonus, choriform movements, athetosis, shown here in one diagram or one figure from America. It also occurred in milder forms where you would only have one form of unusual movements. And one of the most unusual forms was epidemic hiccup, which was quite common in France and Switzerland, Holland and Scandinavia, and would seem rather harmless apart from the fact that even this epidemic hiccup could persist for months on end, and also led to chronic encephalitis lethargica. And the hiccup itself was in some cases, as reported in the literature, so disturbing that patients would commit suicide rather than persist with this disturbing symptom. Now, the important thing about encephalitis lethargica, which I have to emphasize because it's often forgotten, is that it had three phases. One was the acute phase, which I've been talking about so far, and that lasted for about 1 to 4 weeks. During this stage, around about 20% of patients would die, not one third as you often hear, but around about 20% of patients would die. And those that remained entered into what the Germans called the pseudo-neurasthenic phase. It looked like neurasthenia, there were changes in character, the person was unconcentrated, they could be irritable, but this was well enough for them to go home from hospital if they'd been in hospital, and it was even enough for them to return to low-level jobs. Given this is the 1920s, and being tired and irritable was not enough to stay at home with your disorder. During the neurasthenic phase, another 20% of the patients would die, usually of vegetative disorders. They occurred in two major forms. One was cachexia, in which it would be found that the patients had lost all body fat altogether. Once they were opened at autopsy, there was no body fat in any part of their body at all. The other was something called sudden death, in which they suffered a rise in temperature. So this was a genuine fever, but this rise in temperature
occurred over 6 to 24 hours, often over 42 degrees Celsius, and led to the death of the patient. All people who did not die during the pseudoneurasthenic phase entered into the chronic phase, which lasted for life. The chronic phase, or chronic encephalitis lethargica, was the fate of all those who survived this far. In my research, as far as I can establish, there were never any patients from the acute phase who recovered entirely and lived happy and healthy lives. The reason you often hear that one third did so is that people are basing their reviews on literature published in the early, in the middle 1920s, when a lot of the major monographs were published. If you look at the literature from the 1930s, the 1940s, and the 1950s, it is clear that nobody who had acute encephalitis lethargica ever recovered completely. Now, one of the most nasty and insidious parts of this disorder is that I've spoken here about a pseudoneurasthenic phase between the acute and the chronic phases. This particular phase could last no time at all. So you could pass directly from the acute phase to the chronic phase, or it could last 30 years. This means you could recover to an acceptable form of life, the neurasthenic phase, which was not happy, not healthy, but at least you could get on with part of your life, and then suddenly fall prey to the chronic encephalitis lethargica. Just when you thought the disease could not get worse, it went very bad. This was terrible. I say it could last, this neurasthenic phase could last 0 days to 30 years. In most cases, it lasted 5 to 10 years. That was still very nasty, especially given the age of the people we were talking about. Because the most common form of chronic encephalitis lethargica, as you would be aware, is post-encephalitic Parkinsonism, which is distinguished from normal Parkinson's disease by several important features. One is that we are talking about people who are very young. Anybody who had passed through puberty could have post-encephalitic Parkinsonism after they'd had EL. For reasons I still don't understand, there doesn't seem to have been a case of a child or a prepubescent adolescent who developed post-encephalitic Parkinsonism. They had to turn 18 before they developed this form of the disease. But they were young. Their life expectancy wasn't impacted greatly by having this disorder, so they could have post-encephalitic Parkinsonism for several decades. In fact, the longest case I came across was somebody who did develop Parkinsonism when they were 17 or 18, were admitted to an old person's home and stayed there for the next 60 years until they died. Other differences were that the disease progressed very rapidly. So you often read again that post-encephalitic Parkinsonism, there was no tremor, but the reason there was no tremor was because the rigidity advanced so quickly and to such an advanced stage that tremor was no longer possible. It was a characteristic feature of this form of the disease that rigidity was absolute. The other characteristic were the vegetative disturbances. I've told you about dying of such disturbances, but even those who lived produced liters of saliva per day and dribbled constantly, sialorrhea. They also produced masses of a waxy substance on their skin all over their body, but most prominent on their foreheads, which gave them their characteristic shiny appearance, both of which are of course very unpleasant. It would later be noted, as late as the 1960s, that these patients also had problems controlling their temperature during the summertime, and you had to take great care to keep them cool if they wanted to go into thermic crises. Another interesting symptom combined both neurologic and psychiatric features, and this was the ocular gyric crisis. It wasn't completely unprecedented in history, but was never seen as frequently as it was during chronic encephalitis lethargica. It involved the eyeballs being forced to the top and usually to the side of the head for long periods of time, usually hours. The head was often thrown back in a form of opisthotonus, and the mouth was often open during this period as well.
ocular giant crises could occur with or without Parkinsonism. And during the 1920s were considered very typical of encephalitis lethargica, especially in patients who had never had symptoms of acute encephalitis lethargica. It was seen as a key diagnostic point. The important feature which made them interesting, very interesting, was that they were always accompanied by psychiatric features, mostly iterative or compulsive thoughts. They could range from a lot of things, saying a prayer over and over again. Or, for example, there was one patient who described the fact that he counted the vowels in all the words that were spoken around him while he was having the ocular gyric crises, and determining which of those vowels was used most often. So they were very strange psychiatric symptoms, and ocular gyric crises never finished until the patient fell asleep for whatever reason. It was never clear why they fell asleep, but when they awoke, they were free of the symptoms. If the patient were put to sleep artificially by giving them a drug such as Veronal, the patient simply went to sleep, woke up again in the middle of the ocular gyric crisis. So they had to go to sleep naturally to be freed of the ocular gyric crisis. And that was just one of the many features discussed from 1920 in terms of the psychiatry of chronic encephalitis lethargica. In fact, especially in France, where Hesnard was a leader in this field, and in Germany, where several people discussed psychiatric encephalitis lethargica, there was talk of the possibility that there was even a purely psychiatric form of chronic encephalitis lethargica. And indeed, there were several symptoms which were typical and at that time considered unusual for a neurologic disease. These included slowing of thought, for which the new word bradyphrenia was coined in Switzerland, which paralleled the slowing of motion, bradykinesia. Another major feature were various forms of the lack of drive or a lack of volition. That could occur in two forms, which were distinguished by an example I could give. A patient might have a fly on the end of their nose. It was itching and they knew they wanted to do something about it. In one form, the patient could decide, I need to flick the fly from the end of my nose. They formed the decision to remove the fly from the end of their nose, but they couldn't summon the psychological energy to implement that will. The other version was even more bizarre in that they knew the fly was unpleasant. They knew that if they could remove the fly from the end of their nose, they would end that unpleasantry, but they couldn't make a decision to remove the fly from the end of their nose. That link between recognizing what must be done and deciding to do it couldn't be made. And this, of course, was a very debilitating aspect of their psychological life. The patients were subject, however, to being very suggestible. So psychiatrists would say, for example, they would have a patient in front of them. They could ask them to pick up a pencil from the desk, and the patient, for either of these reasons, could not make that decision. But if the doctor flicked the pencil from the desk so it fell to the floor, many patients would immediately pick up the pencil and put it back onto the desk. The respect for the doctor was such that it overcame their inability to move. It overcame all their rigidity. And this could even take on a bizarre dimension in that, for example, in England, patients could be put onto a cricket pitch with a cricket bat. They couldn't move themselves until the ball was thrown at them. They could then hit the ball as if they'd been playing cricket all their lives. And then they sank again, once again, into rigidity. Iterative or repetitive behaviors, as I pointed out, were very common, and these could be very bizarre, can't be discussed here, but suggested that there was something in the brainstem going on in terms of what influenced behavior. No loss of intelligence. It all in all, people were reminded a great deal of schizophrenia and hysteria, two separate disorders at this stage, which were considered purely psychiatric and therefore not having a neurologic basis. And this promoted long discussions, which I've discussed elsewhere, which I can't go into today, about whether there might actually be a neuropathological basis for both schizophrenia and hysteria. And in fact, it brought hysteria back into the realm of not being a women's disease,
but in fact a disease which both men and women could have, and which could be treated by psychiatry or by neurology, but with the presumption that there was a neuropathological basis. Children were a special case in that, as I said, they didn't develop physical signs apart from repetitive behaviors early in their disease, but they did develop a lot of psychiatric problems, including a complete personality change where a good child became what we would call a very evil child. They were very impulsive. They had precocious sexuality. We're talking about children between 6 and 16 here. So very sexually precocious, which led them to terrible things, including the rape of fellow patients, including very young patients. They'd be cruel to others in terms of physical violence, but also stabbing them or setting fire to their beds or whatever. Self-mutilation was a common feature. This ranged from what we would not consider mutilation these days, like pushing a pin through their cheek, but also to things like removing their own eyeballs or removing all their fingernails or their teeth. Theft and vandalism were very common, which led to recognition of the problem in the popular press and in parliaments. And in some countries, the laws were actually changed to recognize that such children were aware of good and evil, but couldn't make choices based on that awareness. That even took place in Germany before the rise of the National Socialists, but the laws which were put in place about these children were preserved in Germany, even at a time when other children were being put to death because of psychiatric problems. One thing which most psychiatrists and doctors did agree was that despite the cruelty, despite the weirdness of these crimes, the children did show genuine remorse and contrition at the end, and often spoke of the fact that they weren't being bad. It was somebody else making them be bad from within. Unfortunately, these children did at some stage turn 18, did become older, did develop, became adults. And the only outcome at that stage was post-encephalitic Parkinsonism. And people commented at the time that a child and a person who was 18 at this point in time was still considered a child with Parkinsonism was the most miserable person you could see in the world. It was just heartbreaking, especially as it was known that the only place outside of Germany which had special institutions for these people and one hospital in London, these people would be moved into old people's homes to live out their lives. The neuropathology of encephalitis lethargica, particularly for chronic encephalitis lethargica, was its most chronic, a most persistent feature, and was best summarized in 1930 by Hugo Spatz, a somewhat controversial but brilliant neuropathologist in Germany, who pointed out that everything was precisely located in the EL brain. And in fact, it was interesting that the acute disease looked very much like Borner disease, a disease which causes a sleeping disorder in horses. It also resembled rabies and polio. In fact, acute polio and acute encephalitis lethargica looked exactly the same. It was only the chronic changes were different in that in encephalitis lethargica, they were in the lower brainstem. In polio, of course, they were in the spine. The neuropathology was also interesting in terms of lessons for neurology and neuropathology. It was the disappearance of the substantia nigra in encephalitis lethargica, which fascinated people because it was then looked at in other diseases and it became clear that this is also true of Parkinson's disease, although the difference in Parkinson's disease is nowhere as near as marked as it is in encephalitis lethargica. It was, in fact, the most marked change in encephalitis lethargica, the chronic form, and drew attention to the substantia nigra and drew attention to its function in the brain. The other thing which was curious about neuropathology of chronic encephalitis lethargica was that the substantia nigra included no Lewy bodies. Instead, it included a feature which until that time
had only ever been seen in the neural cortex, in the cerebral cortex of people with Alzheimer's disease, and that is the neurofibrillary tangle, which are never seen in Parkinson's disease. So this was the neuropathological feature which could be used to distinguish the two diseases afterwards. And this was noted particularly by Viennese neuropathologists during the 1980s and 1990s, where they are dissecting the brains of very old patients, and they could determine that even at this stage, it was possible to determine who had Parkinson's disease, who had encephalitis lethargica on the basis of whether they had Lewy bodies or tangles in the substantia nigra. Another feature which was fascinating and talked about in the 1920s and then forgotten for nearly 70 years is that people noticed that microglia, which only recently been described at that stage in Spain, seemed to play a very active role in the neuropathology of encephalitis lethargica. In fact, as shown here in the substantia nigra, there are even suggestions that the microglia may be more important than the nerves in terms of being targets for the infectious virus, because it seemed that the microglia attacked healthy nerve cells and brought about their destruction. Now, we now know that microglia are sentinel cells and may be able to detect differences or changes in nerve cells, which are not apparent through gross anatomy. But it did seem at the time that the microglia might be the targets of the infection. And it is still unclear today, but it would, of course, be the first disease in which the microglia were the causes and not responding to change. But in any case, people were interested in the microglia as a curiosity during the early 1920s, but it wasn't until the changes which were characteristic of encephalitis lethargica were described that people took real interest in whether they might be playing an active role in the brain, especially as they were strange cells in the brain because they could move around. Now that brings me to the final part of my talk, which is of interest today, of course, in that people have compared COVID-19 and long COVID-19 to influenza and encephalitis lethargica. As exemplified by this paper from colleagues in Australia, the idea has emerged that Parkinsonism or some other form of chronic neural disorder might represent the third wave of COVID-19. Now, first, of course, I'd have to say that, of course, I'm saying influenza did not cause encephalitis lethargica, so that link is fallacious to start with. But the point is still there. Could an acute infection cause a chronic neural disorder? Now, the first thing we have to emphasize, of course, is that inflammation in encephalitis lethargica was restricted to the central nervous system. Despite scattered reports of changes in the liver, for example, it does seem that the virus targeted the nervous system, whether we're talking about the nerve cells or the microglia, whereas the inflammation in COVID-19 is a vascular inflammation. So the central nervous system involvement, whether it involves the virus accessing the nervous system or just free spikes from the virus, isn't exactly the same. It is representing a special version of a general inflammation. Secondly, the CNS inflammation in chronic encephalitis lethargica was very focused, very specific to the substantia nigra. We're not seeing that in COVID-19. We're seeing inflammation higher in the brainstem than encephalitis lethargica. And it seems to be less specific as a general inflammation, which causes the more general symptoms of cognitive dysfunction, weariness, and irritation. We're not seeing specific symptoms at this stage, such as Parkinsonism. And also, as I've also said, encephalitis lethargica had its three distinct phases. We haven't seen that so far in COVID-19. We're really seeing an infectious disease with a post-infectious sequelae, which is a completely different kettle of fish and which requires a different clinical approach. As I've said, the best studies to look at virus in the brain
have established it doesn't look like encephalitis lethargica. And it also establishes that it seems that very few cases, even those who have long COVID, who have neurologic symptoms or psychologic symptoms at least, only 15% of those patients have an active infection in the brain. It may be that the spikes get through the brain, but it doesn't seem to be a parallel to what we saw in encephalitis lethargica. This reminded me of the early 21st century, when basal gang autoimmune diseases were also being compared with encephalitis lethargica, because inflammation in the basal ganglia was causing symptoms similar to those seen in chronic encephalitis lethargica mostly. And this was once again a confusion of the three stages of encephalitis lethargica that's often made in the overview literature. But also it's now known that there are only so many ways that the brain can react to an inflammation in the basal ganglia. It will always produce extrapyramidal symptoms, and that doesn't mean it has anything to do with encephalitis lethargica. It just means you have a problem in the basal ganglia. So that is possibly similar now in COVID-19. And this has been talked about in a very recent paper in Lancet Neurology, where there are many possible ways in which, for example, a COVID-19 infection could cause Parkinsonism in the short or the long term. But as these authors emphasize, there's been no evidence for any of these mechanisms so far being applicable. And to say that Parkinsonism is a possibility or any other neurological long-term disorder is a matter of speculation. We need to be aware of the possibility and we need to be vigilant, but we want to be vigilant, not panicking. Vigilance is good, panic is never good. And we'll see how this develops in the future. Perhaps in a year's time, I will have to come back and give a different slide at this point. But at this point in time, we have to say there's no real parallel between encephalitis lethargica and COVID-19. Which brings me to the end of my talk, where I'm sure you have lots of questions and I would like to answer them. But unfortunately, we're working on two different time streams here. So I've put my email address here. I'd be quite happy to answer any questions you have by email. Feel free to place them in Italian if that suits you. I can read Italian even if I can't speak Italian, and I'll respond to you as quickly as possible. You can also talk to Francesco to get in contact with me or to have access to this slide deck, which I'm quite happy to share with anybody who has any interest. I hope I've informed you a little bit about what has happened, that I haven't bored you. And as I say, any questions, feel free to contact me. Thank you for listening. Ok, grazie a Paul, lo ringrazieremo per questa completa presentazione sul punto encefalite letargico con il confronto con l'attuale pandemia. Passiamo subito al prossimo relatore, professor Paolo Mazzarello, anche lui è un collega e amico, è professore ordinario di storia della medicina all'Università di Pavia e anche il presidente del sistema museale dell'Università di Pavia e anche di una sua recente creatura che si chiama Cosmos. E inoltre recentemente è stato nominato anche nel direttivo dell'Istituto Lombardo, istituzione diciamo autorevole, anche se per i veneziani non piacerà molto perché è stata fondata da Napoleone, però c'è l'istituto anche Veneto, e lui ci parlerà appunto dell'encefalite letargica, la cura bulgara, traendo appunto da un suo famoso libro che è l'erba appunto della regina, storia di un decotto miracoloso, pubblicato per la Bollati Moringhieri nel 2013, ha pubblicato anche una biografia su Golgi in due edizioni nella versione italiana, non mi ricordo se anche per la Oxford Press in due edizioni, giusto? Sì, sì, sì. Giusto? E quindi lascio la parola a Paolo. Grazie comunque Paolo. A te. Grazie, dunque vedo subito di fare il share screen, vediamo un po', non riesco a vedere. Se ha bisogno sono io. Non riesco a... All...
Non trova il tasto per condividere oppure... Sì. Ok, perfetto. Adesso si vede adesso? Ok, perfetto. Può mettere in presentazione, in modalità presentazione? Benissimo. Ottimo. Perfetto. Grazie mille, grazie a Lorenzo Lorusso e a Francesco Brigo per l'invito. E io infatti racconterò un po' la storia di, così, della cura bulgara, che fu forse la cura più diffusa negli anni 30-40 del secolo scorso per trattare i postumi parkinsoniani, particolarmente il tremore dell'encefalite letargica. Ora faccio una premessa. Io sono neurologo, prima di passare definitivamente e completamente alla storia della medicina, ho fatto per un po' di anni il neurologo, e un giorno il professor Savoldi, che era un illustre neurologo purtroppo scomparso qualche anno fa, mi raccontò del reparto Regina Elena per il trattamento dei postumi dell'encefalite letargica, che esisteva ancora nell'Istituto Neurologico Mondino, quando lui diventò studente interno e poi giovane laureato negli anni, diciamo, 50, all'inizio degli anni 50 del secolo scorso. E mi disse appunto che c'era questo reparto in cui si faceva la cura bulgara, cura portata in Italia dalla regina Elena di Montenegro. Ora, c'era una contraddizione, perché appunto la regina Elena era del Montenegro e la cura invece si chiamava e veniva chiamata appunto cura bulgara. Così è partita una curiosità, anche per il fascino misterioso del, diciamo così, dell'etichetta terapeutica che ci riportava all'Oriente, per cui decisi di approfondire un po' l'argomento e vedere se si poteva, diciamo, trovare una quantità di elementi documentari e di materiale storico per poterci scrivere su qualcosa. Allora salto le primissime parti, perché già ne abbiamo parlato molto, il fatto che appunto l'encefalite letargica è tornata un po' di moda ultimamente anche in relazione alle complicanze neurologiche del Covid. Salto anche questa diapositiva che è già stata fatta vedere, la prima segnalazione appunto dell'encefalite letargica da parte di Von Economo, e questo appunto era il quadro del, abbiamo già visto diverse diapositive da Paul Foley delle complicanze appunto parkinsoniane della malattia. E devo dire che ho iniziato appunto a fare un po' di ricerca nelle pubblicazioni degli anni 20, soprattutto fine anni 20 e gli anni 30, per vedere se c'era un modo di riuscire a capire un po' come era nata questa cura e se effettivamente questa cura aveva avuto una sua validità e un impatto significativo, così come appunto le parole del professor Savoldi lasciavano pensare. E facendo un po' di ricerche sono appunto giunto a identificare una città vicino a un piccolo paese vicino a Kazanlak, ai piedi dei Balcani centrali, che attraversano orizzontalmente la Bulgaria da ovest a est, un piccolo villaggio in cui operava un guaritore bulgaro che proprio inventò in un qualche modo la cura di cui vi parlo adesso. E quindi sono andato in Bulgaria un'estate, appunto nel 2012, e sono andato direttamente in questo villaggio che è Shipka, proprio appunto ai piedi dei Balcani e nella parte centrale della Bulgaria, vicino a Kazanlak. Kazanlak è la città più importante della zona, il distretto più rilevante, ed è nota come la città delle rose, perché durante il periodo di fioritura delle rose vengono proprio selezionate e vengono prodotti tantissimi
saponi, profumi, c'è tutta un'industria legata appunto alla produzione delle rose, ma questa è solo l'espressione di un più generale interesse per le erbe che c'è proprio in quella zona centrale della Bulgaria, non a caso. Questo è appunto il mercato di Kazala e devo dire che rapidamente sono arrivato ad identificare appunto questo contadino, non laureato, che però esercitava assieme appunto all'agricoltura anche la erboristeria in maniera molto con molto successo, e di cui vediamo qui appunto l'immagine che ho trovato nel cimitero di Shipka, nella tomba a lui dedicata. Shipka, che è una zona piena di suggestioni storiche, è una delle dei centri più importanti della rivolta bulgara contro l'impero ottomano, di cui rimangono ancora tracce. Vedete il minareto appunto a Kazanlak e varie monumenti nei Balcani che si trovano proprio sopra Shipka, vari monumenti dedicati proprio alla rivolta contro l'impero ottomano. Ora, proprio nel periodo in cui vi è questa ribellione, 1876-77, questo guaritore nasce, appunto Ivan Raev, nasce, fa il contadino, ma a un certo punto parte per Istanbul, dove diventa l'allievo principale di un erborista importante che si chiamava Hoxha, di origine albanese, ma che appunto lavorava a Istanbul, a Costantinopoli, e quindi questo Ivan Raev diventa un grande esperto nel selezionare le erbe aventi delle proprietà terapeutiche. E fra tutte le erbe che studia e in qualche modo di cui così si impadronisce delle loro possibilità di essere impiegate per la cura, vi è in particolare la belladonna che vediamo in questa rappresentazione, e qui la vediamo invece in una fotografia con le bacche di belladonna che mature sembrano delle ciliegie. Infatti, essendo una pianta anche molto pericolosa, spesso provoca delle intossicazioni alimentari di, per esempio, bambini che le scambiano appunto per delle ciliegie. Spesso è capitato che ingerendole appunto avessero delle intossicazioni acute. Ora, questo Ivan Raev appunto era esperto nell'uso di varie erbe e in particolare anche della belladonna. Peraltro la belladonna veniva utilizzata dagli zingari bulgari prima di vendere i cavalli, quando un cavallo era un po' poco vivace, bisognava dare la sensazione nella vendita di un animale attento e in buona salute, gli si somministravano quantità basse di belladonna che avevano un effetto stimolante. E questi tutti aspetti di cui Raev era ben consapevole. E quindi inizia a utilizzare la belladonna in varie condizioni, persone che lamentavano astenia, che anche forse modestamente depresse, naturalmente diluita e preparata in modo tale che la quantità di alcaloidi presenti nell'estratto fossero basse da non essere dannosa, e sta di fatto che era uno degli strumenti che lui utilizzava nella sua attività di guaritore popolare. A un certo punto, un giorno nel 1922, quindi quando già la encefalite letargica si era diffusa ampiamente e i postumi dell'encefalite erano molto ben conosciuti, un giorno arriva in un villaggio e chiede ospitalità. Era sera, chiede ospitalità, viene invitato a entrare in casa e vede che c'è una persona affetta da una forma di una sorta di sonnolenza, e
E quindi lui decide di somministrare in maniera del tutto empirica, un po' sulla base di quello che sapeva e aveva appreso a Costantinopoli, decide di somministrare una dose modesta di belladonna a questa persona che era un po' soporosa. E il giorno dopo questa persona si risveglia e sta nettamente meglio. E quindi Ivan Reil inizia a pensare che si possa utilizzare in questa forma morbosa che oramai era molto diffusa e di cui appunto si sapevano le caratteristiche in fase acuta, ma soprattutto nelle manifestazioni croniche. Cura casualmente un colonnello che era un addetto all'ambasciata italiana in Bulgaria con buoni risultati. E quindi inizia ad inventare, diciamo così, a codificare in un qualche modo in maniera diciamo segreta, nel senso che crea una formula per la somministrazione di questa belladonna, di cui però non rivela, ovviamente non pubblica niente a questo proposito, non rivela l'esatta composizione, ma sostanzialmente si è poi appunto visto che questa terapia inventata da lui era sostanzialmente fatta di questi elementi. Innanzitutto ho le radici o i rizomi di belladonna. I rizomi sono delle diciamo delle estroflessioni, per così dire, del fusto e delle radici che hanno un significato nutritivo per la pianta. Quindi innanzitutto radici e rizomi di belladonna. Belladonna che era tradizionalmente è stata utilizzata, c'è tutta una tradizione di cui dico solo due parole, che risaliva al 1500 e che la vedeva utilizzata per esempio nei sabba, c'è tutta una letteratura sull'uso della belladonna nei sabba delle streghe. Comunque, dicevo, sostanzialmente la cura che inizia a inventare si compone di radici di belladonna, le vediamo qui, poi un secondo elemento, una polvere, diciamo che poi veniva conservata in una bustina di carbone animale. In terzo luogo utilizzava delle pillole di costituzione non costante, anche perché appunto lui non rivelò precisamente l'insieme delle sostanze utilizzate. Comunque, secondo i farmacologi e i clinici che poi si sono occupati negli anni 30, soprattutto italiani, di questa composizione, queste pillole erano composte da polvere di molluschi, mollica di pane e di frumento, a cui era mischiata farina di noce moscata o ancora canfora, cannella, rabarbaro o menta. Poi un'altra radice, la radice di questo Acorus calamus, calamo aromatico, come quarto elemento di questa ricetta da lui utilizzata. Sostanzialmente la cura consisteva nella preparazione nel prendere 30 grammi di radice o rizoma di belladonna, venivano bolliti per 13-15 minuti in 0,6 litri di vino bianco secco, e questa era, diciamo, una regola che doveva essere rispettata. Si aggiungeva del carbone animale alla soluzione. Quello che ne veniva fuori dopo la bollitura era un liquido giallognolo un po' inquietante, in cui si formava un deposito fioccoso dovuto alla deposizione dei tannati. Veniva filtrato e un cucchiaio di questa soluzione era somministrata al paziente. Si iniziava con una somministrazione al giorno e poi si arrivava a 3 somministrazioni. Poi venivano date da masticare durante la giornata dei rizomi o delle radici appunto del calamo aromatico o delle pillole appunto di tratte dal calamo aromatico. Ora, quello che si è capito poi è che gli alcaloidi della belladonna, ricordo che nella belladonna c'è l'atropina, la yosciamina, la scopolamina e la noratropina. Ora, gli alcaloidi della belladonna esercitavano la loro azione combinata contro i postumi dell'encefalite. Sostanzialmente avevano un effetto anticolinergico.
Quindi funzionavano molto sul tremore, un po' anche sulla sull'ipocinesia, forse c'era anche un lieve effetto dopaminergico. Quindi innanzitutto gli alcaloidi della donna che esercitavano la loro azione combinata contro i postumi dell'encefalite, poi il carbone animale che aveva una funzione carminativa, cioè assorbiva l'aria nello stomaco, avendo un effetto anticolinergico ovviamente c'era una stipsi e quindi anche l'aria che stagnava nello stomaco che veniva però in parte, un disturbo effetto collaterale che veniva in parte ridotto appunto dal carbone animale. La noce moscata riduceva la nausea perché spesso il trattamento produceva nausea e il calamo aromatico attenuava la secchezza orale e cutanea che era causata dalla atropina. Questa è una immagine appunto di questo magazine Bilka di Shipka di Ivan Raef, lo vedete lì sulla sinistra, che iniziò a smerciare appunto questo prodotto, vedremo tra poco, da prima in Italia e poi successivamente in tutta Europa. E diventa una vera e propria industria locale in un qualche modo. Ha diversi collaboratori che lo aiutano ad andare nelle montagne che stanno proprio sopra Shipka a cercare la bella donna, tagliandola alla base e estraendo poi le radici da utilizzare appunto nella preparazione. Queste sono le montagne fotografate proprio negli anni 30 dai botanici italiani che vedremo tra poco, vennero inviati in Bulgaria per studiare il fenomeno. Questa è un'immagine, invece è una foto che ho fatto io, che ci fa vedere proprio queste zone dei Balcani, e questo è uno dei collaboratori, l'erborista Bonu Manolov, nei suoi locali di lavorazione della belladonna, radici e foglie, vicino a Kazanlak. Questi sono negozi di Sofia in cui viene appunto venduta la cura bulgara. Allora, la cura bulgara quindi inizialmente viene, diciamo così, ad avere un notevole successo in Bulgaria, ma c'è un fattore, una connessione storica che fa sì che il trattamento venga poi portato in Italia. Allora, la figlia del Vittorio Emanuele III e di Elena di Montenegro aveva sposato lo zar Boris III di Bulgaria. Vediamo qui appunto l'immagine di quando si sono sposati. E questo ci riporta appunto alla figura di Elena di Montenegro. Ora, una cosa che uno si chiede sempre è appunto il fatto che dopo la guerra tutti gli istituti che portavano il nome, ed erano tantissimi, che portavano il nome di Vittorio Emanuele III, giustamente cambiarono nome. Però gli istituti che portavano il nome Elena di Montenegro, le vie per esempio, a Roma c'è, non so, il Viale Regina Elena, ma altri istituti che portano il nome di Elena del Montenegro mantennero il nome. Quindi vuol dire che, diciamo, la figura di questa regina venne differenziata subito dopo la guerra da quella del marito e dalle responsabilità del marito. E uno dei motivi, forse il motivo principale, è proprio dato da questa strana storia che vi racconto adesso, andando avanti velocemente su come la cura bulgara arrivò in Italia. Nasce a Cetinje, sono stato anche in Montenegro per vedere di raccogliere dei documenti e per documentarmi appunto su questa storia. Questa è l'immagine che ho preso io dall'alto, arrivando appunto a Cetinje nella valle, e questa è la città come adesso, piccola città. Questa era la reggia, tra virgolette, appunto dove nacque Elena di Montenegro, che sposa Vittorio Emanuele III, lo vediamo qui, sostanzialmente è alto come il papà della regina Elena, che vedete sulla destra, che si chiamava Nicola Petrovich Niegos ed era il gospodor, cioè il principe del Montenegro, e che era nato tra l'altro in una cascina sostanzialmente sulle montagne del Montenegro. Vedete, c'è un museo che ho visitato dove molto rappresentate sono le armi e anche
alcuni strumenti musicali, le armi, perché i montenegrini furono costantemente in guerra contro l'impero ottomano e quindi c'è tutta una tradizione molto forte in quel senso. Queste sono immagini appunto del mio viaggio. Questo è dall'alto delle montagne che portano a Cettigne, salendo da Cattaro, o Cattaro anzi, appunto, che si vede in basso. Montenegro, che è sassosissimo, secondo appunto una leggenda degli zingari, Dio, quando creò il mondo, alla fine gli rimasero in mano alcune rocce e le gettò sulla terra, e lì, di lì nacque il Montenegro, e vedete appunto la sassosità del luogo. E questa è un'immagine appunto della regina Elena da bambina, che sviluppa precocemente un grande interesse per la medicina. Se avesse potuto studiare, probabilmente avrebbe studiato da ostetrica. E questa qui è un'immagine all'epoca del terremoto di Messina, in cui si attiva moltissimo dal punto di vista sanitario e traduce dal russo, proprio quando c'è il terremoto, una nave russa si trova nei pressi di Messina e ci sono molti feriti che devono essere trasportati nell'ospedale a Napoli, e lei riesce a mettersi in contatto con il capitano, diciamo il comandante della nave russa, parlava russo benissimo, e quindi riesce a far trasportare tutti questi ammalati, organizza tutta una serie di provvidenze sanitarie appunto per i terremotati. Quando appunto, come abbiamo visto, la figlia Giovanna, la figlia della regina Elena, sposa lo zar Boris III di Bulgaria, e quindi lei viene a sapere che nella profondità delle campagne bulgare un guaritore ha inventato una cura che è in grado di diciamo alleviare in un qualche modo i sintomi, soprattutto motori, e soprattutto il tremore delle encefalite letargiche. Quindi manda un botanico italiano che si chiamava Arturo Nannizzi, era un botanico dell'Università di Siena, lo manda in Bulgaria a studiare bene il problema. Nannizzi raccoglie campioni, fa tutta una serie di valutazioni, di studi, anche di fotografie. Qui lo vediamo appunto in una campagna con dei raccogliatori di belladonna, qui lo vediamo davanti ad un negozio in cui viene appunto vengono vendute le radici di belladonna, che erano fortemente smerciate nei primi anni 30 appunto in Bulgaria, e quindi si dà enormemente da fare per capire se diciamo le proprietà terapeutiche della belladonna siano dovute sostanzialmente ad un effetto della pianta locale, oppure se tutta la belladonna, anche che cresceva e che cresce anche in Italia, potesse avere le stesse caratteristiche terapeutiche. E quindi fa una serie di studi e giunge alla conclusione, naturalmente, che la belladonna italiana è altrettanto buona di quella bulgara. Nello stesso tempo la regina Elena aveva organizzato in tutta Italia, una rete assolutamente nazionale, una serie di reparti che porteranno poi appunto il nome di reparti regina Elena, per il trattamento degli ammalati con parkinsonismo post-encefalitico. E in particolare riesce a reclutare un medico, Giuseppe Panegrossi, con lui organizza il primo padiglione, il primo reparto presso il padiglione VI del Policlinico Umberto I di Roma. Riesce a organizzare il primo reparto proprio per il trattamento di questi ammalati con la cura bulgara. Panegrossi poi pubblica una monografia molto dettagliata in cui riporta proprio i miglioramenti dovuti a questo tipo di trattamento. Vedete la dedica sulla destra a Sua Maestà Elena di Savoia, regina imperatrice, regale esempio di umana pietà amorosamente prodigata appunto ai malati post-encefalitici. Queste sono immagini pubblicate che fanno vedere la paziente prima del trattamento con la cura bulgara e dopo il trattamento. E qui ancora un altro caso, ma è l'occasione per sviluppare tutta una sorta di grande,
interessamento per il recupero di questi ammalati, quindi a traino della cura bulgara vengono organizzate dei centri di fisioterapia dove gli ammalati vengono fatti muovere e vengono mobilizzati, e quindi effettivamente c'è un effetto sia della cura evidentemente, ma anche proprio di questo spirito più ampio di tentativo di recupero di questi ammalati, che porta effettivamente ad un miglioramento della loro situazione. Questo è un documento che ho trovato a Pavia dell'Istituto Neurologico Mondino, in cui appunto si dice appunto della fondazione di un reparto, siamo nel 1937, della fondazione di un reparto per la cura bulgara, per il trattamento della cura bulgara, con la cura bulgara di questi ammalati. Tra l'altro viene anche a Pavia Elena di Montenegro a visitare l'università. Vi è un colpo di coda interessante, perché la una figlia della regina Elena che vive in Germania fonda a Kassel un ospedale preposto proprio al trattamento di questi ammalati, ospedale che esiste ancora adesso e porta il suo nome. E questo ospedale è il primo di una serie che appunto vengono poi sviluppati in Germania. Qui vediamo proprio sulla destra Nannizzi, il botanico che era andato in Bulgaria, che partecipa ad un meeting con i medici tedeschi per diffondere il trattamento della cura bulgara anche in Germania. C'è un effetto collaterale molto positivo di questo interessamento della regina Elena per gli ammalati post-encefalitici. Qui vediamo Leonardo Conti, che verrà poi condannato come criminale di guerra, che era uno svizzero, uno di quelli coinvolti nella operazione di Hitler per la eliminazione degli ammalati cronici psichiatrici e comunque negli ammalati cronici non più recuperabili, la cosiddetta Action T4, che nel 1939 è un po' l'esperimento generale che porta poi ai campi di sterminio, ma che parte proprio con l'eliminazione dei disabili. E lui è uno di quelli interessati proprio a sviluppare i metodi per l'eliminazione di questi ammalati, e tuttavia è costretto evidentemente a scrivere nella rivista Le Forze Sanitarie, organo ufficiale del Sindacato Nazionale Fascista dei Medici, il 31 luglio 1941, quando era capo della sanità del Reich, deve scrivere nella rivista in questa rivista nazionale fascista: recentemente, grazie all'iniziativa e alla munificenza italiana, molto rilievo ha acquistato lo studio di una malattia infettiva di particolare malignità, che è quella della cosiddetta encefalite epidemica, per combattere la quale è sorto a Kassel, con l'assistenza della regina imperatrice d'Italia, un grande istituto. Di fatto, gli ammalati post-encefalitici che venivano, per così dire, selezionati, e appunto perché poi potevano essere sottoposti alla cura bulgara, anche in Germania sostanzialmente riescono in parte almeno ad evitare il triste destino della Action T4. Ora, per finire, sappiamo, volevo raccontare un po', dire due cose, sulla parte finale di questa storia. Sappiamo che negli anni 70 Oliver Sacks vede alcuni pazienti all'inizio degli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, vede alcuni pazienti affetti ancora da postumi di encefalite lettargica, quindi che avevano vissuto 30-40 anni in quelle drammatiche condizioni di blocco motorio totale spesso. La cura bulgara viene utilizzata fino agli anni 40
all'inizio degli anni 50 e si diffonde in tutto il mondo, ne parlano tutte le riviste, diciamo, europee e mondiali. Tuttavia poi a lungo andare la cura non fa più l'effetto che aveva almeno inizialmente nel controllare il tremore. E Oliver Sacks appunto utilizzerà poi la levodopa e sappiamo dal suo libro Risvegli gli effetti stranissimi, singolari che il farmaco provocherà in questi ammalati e Robert De Niro sarà poi il protagonista del film tratto appunto dal libro di Oliver Sacks. La regina Elena di Montenegro avrà una laurea honoris causa in medicina dall'Università di Roma e tra gli altri questa risoluzione viene votata da Cesare Frugoni ed Eugenio Morelli e dopo la guerra le vie e gli istituti che portavano il suo nome lo mantengono. Verrà poi seppellita a Montpellier, però recentemente è stata trasportata in Italia in una chiesa del Piemonte. Questo è Ivan Raev, che nel 1938 muore improvvisamente di infarto, ma che era stato aveva ottenuto delle onorificenze da parte appunto della regina Elena, era stato in Italia, aveva visitato gli ospedali italiani e appunto la regina Elena gli diede questa onorificenza in riconoscimento appunto della cura che aveva inventato. Qui vedete appunto quando sono stato nel 2012 a Šipka, dove ho trovato diversi documenti su Ivan Raev, e qui si vede anche il luogo dove è seppellito e tra l'altro si vedono le bacche della bella donna da lui utilizzate, ecco, si vede qui bene. E questa era la casa dove abitava. Nel suo luogo di nascita, Sopot, vicino a Šipka, c'è questo ospedale che è intestato a lui, questo vuol dire appunto Ivan Raev, però è un ospedale praticamente dismesso e appunto l'ho visitato all'epoca e questo direi che all'epoca era lo strumento, diciamo così, più tecnologico presente all'interno di questo ospedale e bisogna anche dire, possiamo proprio finire con Sic Transit Gloria Mundi, il suo nome nella via a lui dedicata a Šipka è scritto appunto su questo bidone della spazzatura. Tutta la storia l'ho raccontata nel libro che ha citato prima Lorenzo Lorusso, appunto L'erba della regina, pubblicato nel 2013, che è stato tra l'altro tradotto in bulgaro e sono andato a presentarlo tre anni fa, mi ha invitato l'ambasciatore italiano in Bulgaria a Sofia, l'ho presentato appunto e devo dire che è stato molto, per me emotivamente coinvolgente quando è arrivato colui che è stato l'ultimo re di Bulgaria, Simeone di Bulgaria, che è stato però anche primo ministro della Bulgaria circa 15 anni fa, con libere elezioni, era stato appunto eletto anche capo di Stato della Bulgaria. E io con questo ho concluso. Grazie. Grazie Paolo. Io ricordo, ne approfitto per ricordare il suo ultimo lavoro di Paolo, Ombre nella mente, con Maria Antonietta Grignani, non è altro che un racconto su un epistolario tra Lombroso e un Carlo Dossi, che fu il maggiore esponente milanese della scapigliatura. Ecco. Grazie. Adesso con Francesco, soprattutto Francesco, ringrazio Francesco, passiamo alla ultima presentazione, perché siamo un po' in ritardo. E grazie Francesco, io ringrazio molto Francesco perché è stato veramente eccezionale nel organizzare questo webinar e iniziare anche una nuova avventura nell'ambito del gruppo di storia della neurologia della SIN. Prego Francesco. Grazie a te Lorenzo per le belle parole di introduzione e per il supporto.
Nella mia relazione discuterò dell'eredità socioculturale dell'encefalite letargica e della sua rappresentazione nella cultura popolare e cercherò soprattutto di evidenziare come l'encefalite letargica abbia continuato a vivere nell'immaginario collettivo, anche se a livello subliminale, molti anni dopo la sua scomparsa definitiva, contribuendo con il suo fascino misterioso a stimolare la creatività di molti artisti. E la mia relazione prende inizio proprio da una frase tratta dal libro del professor Mazzarello, riferita all'introduzione della levodopa nel trattamento dei pazienti con parkinsonismo post-encefalitico verso la fine degli anni 70. La storia della cura bulgara era dunque da poco, finita quando iniziava la saga di risveglio. E appare certamente appropriato parlare di saga a proposito di Awakenings, risvegli, il libro del neurologo e scrittore londinese Oliver Sacks, pubblicato in prima edizione nel 1973. Si tratta di un'opera molto conosciuta anche presso il grande pubblico, in cui il neurologo racconta la propria esperienza nella gestione di pazienti con parkinsonismo successivo ad encefalite letargica, ricoverati presso il Beth Abraham Hospital di New York, un ospedale per lungodegenti in cui lavorava Sacks. I pazienti con parkinsonismo post-encefalitico descritti da Sacks erano in molti casi ridotti in stato catatonico, simili a statue o a vulcani spenti, per usare una similitudine proposta da Constantin von Ekorn. E il libro rappresenta una testimonianza documentata e dettagliata della storia clinica di alcuni casi di parkinsonismo post-encefalitico e del loro risveglio successivo all'introduzione nella pratica clinica della levodopa. Questo farmaco era stato sintetizzato pochi anni prima dal farmacologo di origine greca George Constantin Kotsias e dai suoi collaboratori. E la levodopa era risultata efficace nel trattamento della malattia di Parkinson idiopatica. A partire dal 1969, anche in seguito ad una diminuzione del suo prezzo, fu possibile per Oliver Sacks sperimentare l'utilizzo di quel farmaco nel trattamento del parkinsonismo post-encefalitico. E il libro racconta gli effetti del trattamento con levodopa su 20 pazienti, con un meraviglioso rinnovamento di vite che si pensavano irrimediabilmente isterilite e la possibilità di vedere emergere dallo stato quasi cadaverico in cui erano rimasti congelati, nascosti per decenni, individui traboccanti di una ricca vitalità. Awakenings è un racconto profondamente umano, commosso e per certi aspetti commovente, di un ritorno alla vita di relazione interrotto, dopo breve tempo, dalla comparsa di complicanze legate al trattamento con levodopa. Il libro ebbe un grandissimo successo grazie soprattutto alla trasposizione cinematografica del 1990 diretta dalla regista statunitense Tammy Marshall, che riuscì a realizzare un film dalla narrazione efficace e poetica, sebbene non priva di inevitabili semplificazioni e schematismi. Il film drammatico ebbe grande successo, guadagnò 52 milioni di dollari al botteghino e fu nominato agli Oscar per miglior film, migliore sceneggiatura non originale e migliore attore per l'interpretazione di Robert De Niro nel ruolo del paziente Leonard Lowe, ispirato a Leonard L. del libro. Robin Williams, invece, fu scelto per interpretare la parte del dottor Malcolm Sawyer, figura ispirata al vero Oliver Sacks, con cui peraltro l'attore statunitense presentava una marcata somiglianza nell'aspetto fisico. Vi mostro ora il trailer in lingua italiana del film, che è molto conosciuto e che contribuì in maniera determinante a sensibilizzare il grande pubblico nei confronti delle gravi conseguenze neurologiche dell'encefalite letargica. Ad oggi, Risvegli è l'unico film dedicato interamente alla rappresentazione del parkinsonismo secondario all'encefalite letargica. Vuole lasciare un messaggio o vuole richiamare? Prego. Io sono il dottor Malcolm Sawyer e ho un appuntamento. Si accomodi, prego. Sa, sono il dottor Sawyer. Lei sa dove si trova? Come si sente? Benissimo, grazie. Poi diventa più facile. Le sembrerà impossibile, ma è così. Ah, mi scusi. Salve. Non mi risponde mai. Disturbo neurologico. Nessun cambiamento dall'ultima visita. Non si prescrivono cambiamenti di terapia. È come se, avendo perduto ogni volontà propria, prendesse a prestito la volontà della mamma.
gente che era normale, a un certo punto, era altrove. Che si prova ad essere così? A che cosa pensa? Non penso. Sono convinto che quelle persone siano vive. Perché ne è convinto, dottore? Perché prendono le palle da tennis. Che effetto gli farà questa medicina? Spero che lo riporti indietro da dove si trovi. E che c'è qui da lui dopo tutti questi anni? Lei. Mi chiamo Leonardo. Qualcuno mi ha spiegato che sono stato da qualche altra parte per un bel po' di tempo. Sono tornato. Esiste tuttavia un secondo film che potrebbe alludere all'encefalite letargica. Si tratta di Il gabinetto del dottor Caligari, un film muto diretto da Robert Wiene e coevo all'encefalite virale. Venne infatti presentato al pubblico nel 1920, quando questa malattia neurologica aveva ormai raggiunto la dimensione di una pandemia. Secondo l'opinione autorevole di Paul Foley, questo film presenterebbe alcune allusioni indirette alla semeiologia dell'encefalite letargica, evidenti soprattutto nella rappresentazione del personaggio di Cesare, un sonnambulo, la cui volontà è controllata dal perfido dottor Caligari mediante ipnosi. Il film, uno dei grandi capolavori del cinema espressionista tedesco, sarebbe stato influenzato non solo dall'atmosfera profondamente inquieta legata all'esperienza della Repubblica di Weimar, ma anche dagli effetti devastanti della pandemia di encefalite letargica. La scenografia allucinata e onirica che caratterizza il film, il ricorso a figure geometriche che rimandano all'opera del pittore espressionista Ernst Ludwig Kirchner e l'utilizzo di inquadrature realizzate mediante una marcata inclinazione laterale della macchina da presa, il cosiddetto piano olandese, rappresenterebbero così l'efficace traduzione visiva della sintomatologia psicotica riscontrata nella fase acuta dell'encefalite. Vi presento ora il trailer nella versione restaurata del gabinetto del dottor Caligari. Oltre al grandissimo successo legato alla sua trasposizione filmica, Risvegli, di Oliver Sacks, ispirò un brano teatrale del drammaturgo inglese Harold Pinter, premio Nobel per la letteratura nel 2005. A Kind of Alaska, una specie di Alaska, è un atto unico rappresentato per la prima volta nel 1982 con Judi Dench nel ruolo della protagonista. Deborah è una donna di 45 anni, vittima dell'encefalite letargica all'età di 16 anni, e che si risveglia dopo uno stato comatoso durato 29 anni. Questo brano riporta il momento in cui Deborah si risveglia al calore della vita dal suo stato di congelamento catatonico, cui allude il titolo del dramma.
Pinter riproduce in maniera molto efficace la lenta e faticosa risalita della coscienza al sé, il crepuscolare riemergere della consapevolezza dopo uno stato di profonda alterazione durato molti anni. Lei non è nessuno. Chi è? Miglia lontano. Sta piovendo, mi bagnerò. Non riesco ad addormentarmi. Il cane è inquieto. Credo che stia sognando. Mi sveglia, ma lui non si sveglia. È il mio cane preferito. Io parlo il francese. Quello che viene rappresentato è un risveglio allucinato, nel quale si avverte il passaggio graduale, inquieto e faticoso, dallo stato letargico alla veglia. E questo brano sembra riecheggiare in maniera molto efficace l'incipit celeberrimo de A la recherche du temps perdu, il capolavoro di Marcel Proust. L'opera monumentale dello scrittore francese, infatti, inizia anch'essa con la narrazione di un risveglio, un faticoso riemergere della coscienza dal sonno, in cui due antitesi si pongono per un attimo in relazione dialettica, la coscienza onirica e la coscienza della veglia. Parlando con il medico curante, la protagonista del dramma di Pinter fa riferimento al risveglio dovuto alla somministrazione del farmaco, sottolineando la natura quasi magica di tale evento e citando esplicitamente la fiaba della bella addormentata. Come ha fatto a svegliarmi? O non mi ha svegliata? Mi sono svegliata da sola? O mi ha svegliata con una bacchetta magica? Ti ho svegliato con un'iniezione? E lei è il mio principe azzurro? Non è così? Il tema della fanciulla addormentata per effetto di un incantesimo si riscontra in molte tradizioni popolari. In una versione mitologica scandinava del XIII secolo, la saga dei Volsunghi, è Brunilde, la figlia di Odino, ad essere punita col sonno magico. In Italia la fiaba venne elaborata da Giambattista Basile ed inserita nell'Opunto degli Cunti del 1634-1636. Si tratta del racconto intitolato Sole, Luna e Talia. Ma certamente le versioni più famose della fiaba sono quelle di Charles-Perrault del 1697 e quella dei fratelli Grimm del 1812. A differenza della versione mitologica della saga dei Volsunghi e della fiaba di Basile, in Perrault e nei fratelli Grimm non è solo la principessa ad essere addormentata, ma tutto il castello e l'intero bosco. Il titolo stesso della fiaba nella versione francese, La Belle au Bois Dormant, è rivelatore. Non è la bella che dorme, la bella endormie, ma la bella nel bosco che dorme. Quanto viene rappresentato nella fiaba non è dunque un sonno individuale, ma un sonno collettivo che si diffonde rapido come un'epidemia e che coinvolge tutti gli esseri viventi e nella versione tramandata dai Grimm persino gli esseri inanimati. E persino il fuoco che fiammeggiava nel cammino si smorzò e si assopì. E il vento tacque, e sugli alberi davanti al castello non si mosse la più piccola fogliolina. È stato ipotizzato che il tema della bella addormentata si sia sviluppato a partire da un evento storicamente accaduto. Esistono infatti numerose testimonianze di malattie caratterizzate da una sonnolenza marcata e con una diffusione endemica o epidemica verificatesi in Europa secoli prima della comparsa dell'encefalite letargica nel 1916. È possibile quindi che alcune di queste malattie abbiano contribuito a costituire il nucleo originale della storia della fanciulla addormentata. Nella fiaba di Perrault dei fratelli Grimm, il sonno incantato che ha colpito la fanciulla e l'intera corte del castello dura 100 anni. Al suo risveglio, tuttavia, la fanciulla si ritrova immutata. Sebbene il castello sia ora invaso dai rovi e dalle ragnatele, l'incantesimo non l'ha fatta invecchiare nel corpo e il tempo trascorso non ha lasciato alcun segno nella sua memoria. L'atmosfera incantata e magica della fiaba ha preservato dall'invecchiamento tutte le vittime del sonno. Per esse il tempo è passato senza lasciare traccia, sottratto alla percezione cosciente e all'influenza della memoria. Ma che il tempo invece sia certamente trascorso appare molto evidente, soprattutto nel racconto di Perrault. Il principe aiutò la principessa ad alzarsi dal letto. Ella era già tutta vestita e assai splendidamente, ma lui si guardò bene dal farle osservare che era vestita come la sua bisnonna.
passarono nel salone degli specchi e vi cenarono. Gli oboi e i violini suonarono sinfonie antiche, ma molto belle, quantunque fossero ormai quasi 100 anni che non le si eseguiva. Anche nel dramma di Pinter il tempo è trascorso, ma a differenza del mondo magico della fiaba, esso ha lasciato una traccia profonda nella protagonista e nelle persone accanto a lei. Riemergendo dal suo passato, Deborah sente di essere la stessa ragazzina di 29 anni prima e stenta a riconoscere un presente che le è estraneo. Il suo corpo è ora quello di una donna matura. Il padre è cieco, la madre è morta e Pauline, la sorella più giovane, ormai donna di mezza età, è andata in sposa al dottor Hornby. Secondo Oliver Sacks, nella creazione di Deborah, Pinter si sarebbe ispirato al caso di Rose R. E lo stesso Sacks, in Awakenings, paragonò questa paziente a una bella addormentata che non è riuscita a sopportare il proprio risveglio e che non sarà risvegliata mai più. In questa donna, la levodopa agì come una specie di strana macchina del tempo personale, proiettandola forzatamente in una tormentosa situazione di anacronismo. La consapevolezza di un tempo irrimediabilmente perduto, perché sottratto per sempre al potere della memoria, è il tema centrale di un poema dello scrittore statunitense Gary Finke, intitolato The 25 Year Trance, il sonno dei 25 anni. La composizione narra del risveglio di un giovane affetto da encefalite letargica dopo uno stato comatoso durato 25 anni. Un ragazzo giace disteso. Ode sua sorella dire che non tacerà e le promette la vendetta della guarigione. Geme, stanco e febbricitante. Sua madre gli tocca la fronte e lui le dice: potrei dormire per sempre. Dorme una notte e si risveglia ad un'assenza di anni, la sua famiglia trasformata in medici per il tempo perduto. Anche qui un esplicito riferimento all'opera proustiana e ancora una volta la sottolineatura che il tempo incosciente, il tempo non percepito dalla coscienza del soggetto, è tempo irrimediabilmente perduto, tempo che non ha lasciato traccia di sé nella memoria e che nessuna Madeleine riuscirà mai a recuperare. Per tutta la settimana ha attraversato giorni perduti, 9.000. 9.000, come gli anni trascorsi nel suo stato di profonda incoscienza. Nulla forzerà il coma nel suo conteggio, cioè il tempo trascorso in coma non apporterà nulla ai giorni irrimediabilmente perduti. Non le sue mani, la sorpresa della loro età, il risvegliarsi e scoprire di essere improvvisamente invecchiato. Non le mattinate in cui rigido cammina. Suo padre non è che un volto appeso alla parete. Quando le chiede il perché, sua madre si ritira e dice parotite. Il padre nel frattempo è morto. A un'altra cosa non riesce a credere. Allo strano accento tedesco della madre, alla sua casa rasa al suolo per far posto ad una chiesa, e a come abbia potuto dormire completamente ignaro di una guerra, che ha ripetuto una guerra. Il giovane si risveglia dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale ed è incredulo che tutto questo si sia verificato, che il tempo abbia potuto continuare a scorrere al di fuori della sua percezione cosciente. Il giovane si trova a dover fare i conti con una realtà che è profondamente diversa rispetto a quella che aveva conosciuto prima di cadere vittima dell'encefalite letargica. Un altro riferimento all'encefalite letargica si ritrova in un racconto giallo di Agatha Christie. Nel racconto viene detto che un sacerdote, il pastore Ronald Holmes, era stato vittima dell'encefalite letargica un anno prima della vicenda narrata. E a tale proposito un medico, il dottor Haydock, suggerisce come la malattia possa aver alterato in maniera irreversibile il carattere del personaggio, forse anche compromettendone le funzioni morali. E questa considerazione è particolarmente interessante. È noto infatti che l'encefalite letargica, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, come peraltro descritto anche precedentemente dal dottor Foley, si potesse associare a profonde alterazioni caratteriali, con la comparsa di comportamenti aggressivi, violenti o antisociali. E sappiamo come lo studio delle lesioni cerebrali secondarie all'encefalite letargica abbia dimostrato come una compromissione di strutture sottocorticali e dei gangli della base possa tradursi in profonde alterazioni della personalità e in disturbi psichici persistenti. Nelle parole di Von Economo, chiunque desideri comprendere i fenomeni di alterazione del movimento o del carattere e i meccanismi psicologici più profondi
dovrà avere una grande familiarità con le esperienze acquisite grazie all'encefalite letargica. L'encefalite letargica si pone quindi come un paradigma interpretativo per la comprensione e lo studio del comportamento umano e del funzionamento del cervello. Un ulteriore e ultimo riferimento popolare all'encefalite letargica si trova nella saga dei fumetti The Sandman, l'uomo della sabbia, di Neil Gaiman. Il titolo dell'opera, Sandman, fa riferimento a Morfeo, il dio del sonno, identificato nella cultura popolare di lingua tedesca come l'uomo della sabbia, Der Sandman, una figura magica che la notte getta della polvere fatata negli occhi dei bambini, inducendoli al sonno. Nel primo episodio di questa saga a fumetti, l'encefalite letargica viene presentata come una conseguenza del rapimento di Morfeo. Morfeo, infatti, era stato imprigionato da un miliardario americano, amante dell'occultismo e delle arti magiche, che in realtà aveva voluto catturare la morte per conquistare così l'immortalità. Ma per errore aveva invece imprigionato il fratello della morte, cioè Morfeo stesso, costringendolo ad una lunga prigionia che nella finzione si traduce in questa misteriosa malattia del sonno, l'encefalite letargica, che si diffonde in maniera misteriosa come una pandemia in tutto il mondo. Concludendo, ho cercato di evidenziare come l'encefalite letargica abbia rappresentato uno stimolo per la creatività artistica e come il suo fascino continui ad operare, anche se in maniera subliminale, a livello dell'immaginario collettivo e della cultura popolare. Nel corso degli anni, l'encefalite letargica e il parkinsonismo post-encefalitico sono stati rappresentati in vario modo, alimentando una serie di riflessioni sulla coscienza, il tempo e la memoria. Queste raffigurazioni hanno gradualmente affiancato e si sono in parte sovrapposte alle testimonianze storiche della pandemia da encefalite letargica di un secolo fa. Questa malattia, nel suo nucleo di realtà storica e la sua rappresentazione, costituiscono un connubio inscindibile e affascinante che continua ad influenzare, anche se in maniera sottile, il nostro modo di guardare al sonno, alla coscienza, alla memoria e al cervello. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Lorenzo per un'eventuale discussione o una conclusione finale. Grazie Francesco per la bella presentazione. C'era un messaggio, più che altro di ringraziamento, che leggo. Come infermiere di neurologia e neuroriabilitazione vi ringrazio per aver potuto assistere a questo incontro, lezioni storiche davvero interessanti che fanno percepire il fascino della cura alla persona nelle sue complesse sfaccettature. Complimenti e grazie. Siamo noi a ringraziare coloro che hanno assistito a questo primo webinar del nostro gruppo. Se qualcuno, perché siamo un po' in ritardo in realtà, volesse avere dei chiarimenti o può farlo anche come ha suggerito Paul Foley direttamente su alcuni aspetti appunto dell'encefalite letargica, ritengo che i tre relatori abbiano un po' dato una panoramica e il riflesso del passato sul presente. Basti pensare che ancora oggi, nonostante dopo un anno, molto non conosciamo ancora di questa pandemia, vedi anche diciamo l'uso dei vaccini e così via. E quindi anche nel passato c'è stato questo aspetto di, però abbiamo imparato come sono riusciti a adottare delle misure che poi sostanzialmente usiamo ancora oggi, quelle dell'isolamento, del distanziamento, vedi Giorgio Zanchin, poi anche gli aspetti neuropatologici e clinici che ha mostrato Paul Foley e poi Mazzarello ci ha fatto vedere i primi tentativi terapeutici che hanno coinciso con l'inizio della levodopa per quanto riguarda, che ancora utilizziamo ovviamente, per le forme appunto di parkinsonismo, la cui entità, come avete potuto notare, è ancora non ben chiara. Lascio a Francesco, perché è stato lui il promotore dell'iniziativa, le conclusioni. Grazie Francesco e grazie a tutti.
Grazie a te, grazie a tutti i partecipanti, grazie ai relatori. Devo dire che sono piuttosto orgoglioso di essere riuscito comunque ad organizzare una serata con relatori di tale spicco, di tale levatura. Ringrazio Lorenzo davvero per il supporto che ha dato alla realizzazione dell'evento e concludo con le parole di Constantin von Economo. Nel 1929 lui scrive una monografia, la seconda in realtà, la prima del 1918, la seconda definitiva del 1929, e queste sono le sue parole che proprio vorrei utilizzare a conclusione di questa serata. Ogni costrutto ideologico degli psicologi è destinato a crollare come un castello di carte se non terrà conto dei dati derivanti dallo studio dell'encefalite letargica. Ogni psicologo, e mi permetto di aggiungere io, ogni neurologo, che cerchi di comprendere fenomeni come la volontà, il carattere, la coscienza e la personalità dell'individuo e che non sia a conoscenza delle osservazioni derivanti dallo studio dell'encefalite letargica, è destinato a costruire sulla sabbia. C'è un ulteriore commento, forse in extremis, però lo possiamo leggere. Che dici, Lorenzo? Sì, concordo. Lo leggi tu? Va bene, complimenti per questo webinar, è stato davvero illuminante, grazie. Mi pare che non sia stato citato l'articolo di Lieberman sull'ipotesi di parkinsonismo post-encefalitico di Hitler. Se non l'avete letto, ve lo consiglio, è sicuramente curioso. Grazie, sì. In effetti Adolf Hitler è stato a lungo ipotizzato, che sapete che Adolf Hitler era sicuramente affetto da un parkinsonismo, e una delle ipotesi è che potesse aver contratto l'encefalite letargica combattendo appunto al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Sappiamo che probabilmente uno dei primi focolai era vicino alla zona di Verdun. Del resto appunto Jean-René Cruchet descrive praticamente in parallelo a Constantin von Economo nella primavera del 1917 i primi casi. In realtà Cruchet descrive 41 casi di encefalomielite in cui mette dentro un po' di tutto. Sappiamo benissimo, ad esempio, che l'encefalite letargica era un'encefalite, cioè non presentava un interessamento midollare, ma appunto Cruchet mette dentro un po' di tutto e sicuramente, almeno nelle parole di fuori, almeno uno di questi casi era affetto da encefalite letargica. Adolf Hitler, verosimilmente, è possibile che avesse contratto un'encefalite letargica combattendo al fronte durante la Prima Guerra Mondiale e che quindi avesse successivamente sviluppato un parkinsonismo post-encefalitico. Tra l'altro, come potrà confermare, credo, Paolo Mazzarello, lui stesso, Hitler stesso, fu trattato per un certo periodo con derivati, non dell'atropa belladonna, non credo almeno, ma comunque con alcaloidi con un effetto anticolinergico. Sapete che di fatto l'atropa belladonna funzionava sostanzialmente perché aveva degli alcaloidi, la tropina, la scopolamina, la iosciamina, che avevano un'attività anticolinergica e quindi in qualche modo riportavano un po' di la bilancia sapete, alterata nel parkinsonismo. Per cui ecco, sì, questo è un dato sicuramente interessante. Adolf Hitler si ipotizza appunto sia probabilmente il più famoso paziente affetto da parkinsonismo post-encefalitico. Una seconda domanda: potremmo pensare o sfruttare l'esperienza della cura bulgara per contrastare gli effetti della sonnolenza post-infezione da Covid-19? Io non ne ho idea, non lo so, voglio dire, l'effetto credo appunto fosse riferibile agli effetti, all'azione appunto anticolinergica di questi tre alcaloidi. Tra l'altro sapete che il primo a suggerire l'utilizzo della scopolamina nel trattamento della malattia di Parkinson fu lo stesso Charcot, a cui di fatto si deve il completamento della descrizione iniziale fatta da Parkinson nel 1817. Charcot diede un contributo enorme alla definizione e alla descrizione delle caratteristiche cliniche della malattia di Parkinson, tanto che personalmente sono dell'idea che andrebbe chiamata malattia di Parkinson-Charcot. E Charcot fu uno dei primi a suggerire l'utilizzo della scopolamina nel trattamento del tremore della malattia di Parkinson, osservando che la scopolamina somministrata per contrastare la scialorrea in realtà poteva portare ad un miglioramento del tremore. La tropina, appunto, un altro alcaloide che è appunto estratto, come dice il nome stesso, dall'atropa belladonna, e l'altra è la iosciamina. La iosciamina, che è un alcaloide estratto dal giusquiamo nero, no? Che è una pianta velenosa che, no, nella tradizione, no, ricorderete, no, nell'Amleto, quando Amleto racconta dell'uccisione del padre da parte dello zio, lo zio appunto sarebbe entrato, no, mentre il padre dormiva e gli avrebbe versato il succo di giusquiamo nell'orecchio, quindi avvelenandolo.
Certo, con gli anticolinergici non si scherza, non ho idea, voglio dire, di una loro possibile efficacia nella sonnolenza o nel brain fog. Adesso si comincia a parlare di long COVID, di chronic COVID. Naturalmente, se ci fossero anche gli altri relatori che volessero intervenire, eccoli. Prego Paolo, Paolo Mazzarello credo voglia rispondere. Paolo, hai il microfono spento? Ok, adesso mi sentite. Sì, ma non partiva. Mi sentite? E in effetti, proprio stamattina, Marco Cattani, che è un neurologo che lavora al King's College di Londra, mi ha proprio detto che nella post-COVID Fox Syndrome si usano farmaci dopaminici, che hanno un effetto un po' risvegliante, diciamo. Certo, certo. Gli stessi che si danno anche nella iperattività e in attenzione. Vengono utilizzati a volte anche in ambito neuroriabilitativo, appunto sì. Dopo gravi lesioni cerebrali, pazienti con coma, sì. Però non ho sentito di farmaci anticolinergici, per la verità. Però può darsi che possano un minimo funzionare, non lo so. Ma lo vuoi commentare sul parkinsonismo post-encefalitico di Hitler? Hai qualche elemento in più? Non ho elementi in più, mi pare, cioè hai detto tutto, e certo dai video che si hanno è evidente sia il tremore, aveva un tremore, cioè in certi momenti aveva un tremore abbastanza evidente e un'ipocinesia, e certo sarebbe suggestivo riportare la mente psicotica che aveva, diciamo, a una conseguenza in un qualche modo dell'infezione da encefalite letargica. In effetti abbiamo sentito da Foley quanti pazienti sviluppavano addirittura un atteggiamento criminale e comunque un atteggiamento chiaramente psicotico. Adesso voler medicalizzare la storia è anche sbagliato, però è un'ipotesi che potrebbe essere presa comunque in considerazione, ecco. Ma di fatto l'encefalite letargica era giustamente una sindrome neuropsichiatrica, per cui sì. Paul Foley ha giustamente intitolato il suo libro, no, The Brain and Mind Virus, quindi il virus della mente e del cervello, forse riproducendo un dualismo cartesiano, platonico, cristiano, forse voglio dire non più, però voglio dire sì, è un virus che di fatto ha dimostrato l'unità di questi due aspetti, della mente e del cervello. Sì, ma il titolo di quell'articolo che ha proiettato, cioè l'encefalite letargica, una malattia che genera criminali, sì. Mi pare con un titolo così, diciamo a Hitler si applicherebbe perfettamente. Certo. E tra l'altro, come ben sai, Konstantin von Economo probabilmente decise di diventare medico dopo aver letto le opere di Cesare Lombroso. Certo, genio e follia in particolare. Esatto, per cui voglio dire, vedi che alla fine tutto si tiene. Sì, sì, è vero. Infatti anche nel filmato che Paolo non è riuscito a mostrare. E se volete ve lo mostro adesso. La cura viene utilizzata al cotolengo. Sì, se volete ve la mostro 2 minuti, perché era un po' tardi. Comunque se volete dura 3 minuti. Paolo, abbiamo fatto tardi, non c'è nessun problema. Vai avanti. Okay, allora cerco di farvela vedere, vediamo un po'. Non la vedete però, no. No, devi prima, esatto, prima delle cose. Ah, ok, sì, giusto, scusate. Non... Allora, share. No, non riesco. Cioè, ha qualcosa che la disturba nella visuale? No, non lo vedo nel... Perché io vedo la sua cartellina, esatto, c'è sopra. Adesso la vedete? Esatto. Ok, perfetto. Un attimo che lo... È senza audio. Questo è un documento veramente eccezionale. Sono i filmati di Fedele Negro, no, immagino? Sì, sì, sono i filmati di Fedele Negro, sì, esatto. Sì, infatti... Il figlio di Camillo, sì. Il museo del cinema di Torino... E li ha forniti a Lorenzo, Claudia, Gianetto. Sì, esatto. Gianetto con una T. Esatto.
Certo, sappiamo, voglio dire, lo sanno tutti, no? Ma Camillo Negro è quello che ha descritto il segno di Negro, certo. Il segno della Troclea, insieme a Treves, no? Che era suo neurofisiologo, e presentarono i dati, penso, uno dei primi congressi di neurofisiologia tenutisi a Torino. Ecco, questa è una paziente che non riesce a praticare, è praticamente una statua, non riesce a far niente. Esatto, sì. Quindi sicuramente aveva un effetto anche dopaminico, diciamo, in un qualche modo, Esatto, sì. Perché lo vediamo in questo caso, mentre nell'altro si vede bene l'effetto anticolinergico. Sì. Erano, correggimi se sbaglio Paolo, di fatto dei video promozionali, no? Per dimostrare l'efficacia della cura. Sì, anche... sì, perché c'era qualche polemica, per esempio l'Ugaro non era favorevole alla cura bulgara, ma in realtà moltissimi erano favorevoli, Eugenio Medea, insomma io non posso pensare che fossero tutti, diciamo che cercassero di favori dalla regina Elena, io penso che fossero convinti della cura. In effetti questo documento è molto, molto esplicito. Ecco, qui dopo la somministrazione della dose di cura bulgara, questa è la reazione. In effetti, considerando che non c'era nessun anno, non c'era nient'altro all'epoca, è difficile attribuirlo. Allora, faccio una domanda, io mi chiedo, per esempio, il... Riva Rocci, quello che ha inventato lo sfigmomanometro, è morto di encefalite letargica e la tomba si trova nel cimitero di San Michele di Rapallo. E io mi chiedo, andando a vedere nei tessuti con le tecnologie attuali, non sarebbe forse possibile cercare un virus? L'hanno fatto, e certo, ovviamente le condizioni non sono come quelle che hanno permesso di... Ecco, questo è, scusate, il caso di tremore scuotente, no, dicevo, l'hanno fatto in Alaska per la spagnola, no? Che hanno identificato le particelle virali. Però, insomma, forse sarebbe il caso di provare a vedere nei tessuti se è rimasto qualcosa, la presenza di eventuali virus. Ecco, qui è proprio un tremore scuotente. Anche l'atteggiamento camptocormico è incredibile, sì. 40 giorni di cura. Il 40 è... Il 40 è evocativo. Sì. È una costante, diciamo. Esatto. Guardate, beh, qui la differenza è enorme. È eccezionale, sì. Sì, c'è ancora un po' il tremore, però meno, il tremore potente. Però guardate anche la riduzione dell'atteggiamento camptocormico, la riduzione è proprio marcata, sì. Sì, sì. Un miglioramento notevole. Sì. Paolo, posso chiederti, ti risulta, perché sai, uno dei grossi problemi legati al trattamento con levodopa era di fatto il problema della luna di miele, che nel caso dei pazienti con encefalite letargica era particolarmente breve, proprio perché il danno dopaminergico era talmente massivo che si calcola che il 99% delle cellule dopaminergiche fosse già stato distrutto per effetto. Ti risulta che ci fossero che l'effetto della cura bulgara fosse transitorio? Cioè... A me non risulta, cioè perlomeno so che pazienti sono stati trattati a lungo, poi certo passando gli anni si entrava in una fase di comunque di cronicità, che poi alla fine anche la cura di fatto attorno agli anni 50 secondo me non viene quasi più utilizzata. Però per esempio io ho studiato il caso di un poeta, si chiamava Carnevali, che ha pubblicato anche, Adelphi ha pubblicato un suo libro una trentina d'anni fa, e lui, ho visto i documenti originali conservati a Roma, e lui viene trattato abbastanza lungo.
Quindi suppongo che così come uno che prende la Kineton per dire sì, gli funziona. In effetti il meccanismo qui appunto sarebbe di tipo anticolinergico. La cosa singolare è che hanno, almeno quello che trovi scritto, che hanno scritto i neurologi dell'epoca, è che se tu davi l'atropina da sola non funzionava bene come diciamo la mistura di alcaloidi che venivano fuori dall'estrazione direttamente della belladonna, della pianta. Sì, quindi verosimilmente c'è un effetto sinergico dal punto di vista. C'è un effetto, sì, sinergico e anche equilibratore, evidentemente, dell'estratto. E un altro commento, in effetti nella post-COVID Fox syndrome si somministrano farmaci dopaminergici. Sì, è mio. Sì, ah, scusami, sei tu, sì. Io potrei andare avanti per ore, però penso che l'argomento è veramente affascinante, poi avendo a che fare insomma con Paolo, professor Zanchini e Lorenzo, veramente rischierei di fare notte. E probabilmente Lorenzo, Paolo e Giorgio si fermerebbero, per cui se non altro per rispetto nei confronti dei partecipanti li lasciamo liberi, lasciamo andare a cenare. Ringraziamo tutti quanti per la partecipazione, tra l'altro oggi per una fortuita e fortunosa coincidenza, ma forse le coincidenze non esistono, è anche la giornata mondiale del sonno, infatti so che appunto i colleghi hanno organizzato una maratona del sonno, oltre ad essere la festa di San Giuseppe, quindi auguri a tutti i papà. E con questo vi saluto, buona serata. Grazie a tutti, grazie a tutti, buona serata. Grazie, ciao.